Eccoci qui. Buon mercoledì. Sì, e che giorno? C'è un'aria ficcinella. Mica solo qua, buon mercoledì. In studio. 8 sarà la festa marzo. Delle donne, non lo so, ma sento un'aria molto molto 8 vivace. 8 marzo, devi dire qualcosa però di più. Però oggi, Gabriella, e tu di numeri te ne intendi, sì, esatto. Partiamo proprio da lì. Anzi, facciamo una cosa, li mettiamo in fila. Mettiamoli in fila, per dai. Capire la gravità della situazione che l'Italia sta vivendo. La prendiamo alla larga, diciamo così. Partiamo dal 1916. Per gli effetti della prima guerra mondiale nel nostro paese si registrò una gravissima riduzione delle nascite, solo 670.000 nuovi nati. Andiamo un po' più lì, un po' più là, siamo nel 1945, anche in questo caso il paese naturalmente subisce le conseguenze di un'altra guerra mondiale, la seconda. In quell'anno i bambini nati in Italia sono stati 821.000. Proprio così, Massimiliano, le conseguenze nefaste della crisi economica, la povertà con cui l'Italia dovette fare i conti alla fine delle guerre mondiali ha prodotto degli indici di natalità molto bassi, assai preoccupanti. E tuttavia poi l'Italia si è ripresa, arriva il boom economico e nel 1965 si registra, con anche la mortalità infantile che calava, insomma un record assoluto. È il 1965 appunto quando in Italia vengono alla luce 1.335.000 bambini. Arriviamo all'oggi, corriamo verso l'oggi, i numeri, le cifre sono state diffuse dall'Istat qualche giorno fa, hanno fatto molto discutere perché fotografano un record negativo assoluto per il nostro paese. Nel 2016 sono nati soltanto 474.000 bambini, quindi il più basso indice di natalità per l'Italia. Ed è importante chiarire, leggere un po' questo dato, perché vuol dire, rispetto a quelle cifre che tu davi, Massimiliano, che nel 2016 sono nati 200.000 bambini in meno rispetto al periodo della prima guerra mondiale, addirittura la metà rispetto a quelli nati subito dopo la seconda. E insomma, avete visto, mettendo i numeri in fila si capisce appunto che si tratta di una situazione davvero molto molto complessa, perché se da un lato c'è il calo, anzi un calo netto, no, delle nascite, dall'altra parte c'è il boom degli anziani, e questa, come dire, è una buona notizia, per carità, soltanto che poi c'è lo Stato che non è capace di garantire quei servizi e quell'assistenza necessaria a chi appunto avanza con gli anni. Allora, di questa contrapposizione vogliamo parlare con gli ospiti che abbiamo in studio. Li presentiamo? Eccoli, presentiamoli. Mi dai l'autorizzazione? Ti do il permesso, oggi tutte le autorizzazioni appunto passano dalle donne. Bentornato a Gigi De Paolo, presidente del Forum delle associazioni familiari. Grazie, grazie. Ben arrivato, Gigi. E grazie a Enzo Costa, presidente dell'AUSER, l'associazione per l'invecchiamento attivo. Grazie. Grazie su Alessandra Smerilli, docente della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium qui a Roma. E un grazie, grazie anche al collega Tetsuro Akanegakubo. Ce l'hai fatta, lingua, è riuscito, Ero preoccupatissimo, Tetsuro, molto preoccupato. Ansia da prestazione. Ma perché abbiamo invitato Tetsuro? Adesso l'abbiamo invitato perché il Giappone, insieme alla Germania e all'Italia, detiene la palma della nazione con più over 65. Addirittura il Giappone over 75. Non vi fermate mai? Io ho 78 anni. 78 anni. Complimenti, poi su questo dato. Tetsuro, dobbiamo tornare dopo. Ho visto un dettaglio assegnato. Arrivarci così. E grazie anche a una mamma, anzi una super mamma, le si chiama Cristina Bazzani, che anche, e lo scopriremo tra poco, una mamma in controtendenza, e lo capiremo il perché. Allora, Gabriella. Partiamo solo, Alessandra, da quelle cifre che, fatte naturalmente le dovute distinzioni di periodo storico, di contesto, non possono ricadere nel vuoto, non possono soprattutto oggi che è l'8 marzo, perché da donna io in quei dati leggo un allarme, cioè leggo una sorta di mancanza di fiducia nell'avvenire. Mancanza di fiducia e mancanza di speranza, e quello che colpisce è però che in tutte le interviste, in tutte le indagini emerge che c'è desiderio di far figli. Al primo posto nelle speranze e le attese dei giovani c'è potersi sposare, avere una famiglia e avere dei figli. Evidentemente c'è qualcosa nei meccanismi che si inceppa, per cui i giovani non riescono a dar seguito a questi sogni, a poterli coronare. Ci sono tanti così ostacoli, tanto. Esatto, perché l'età sia in cui si comincia ad avere un lavoro stabile, sia in cui si riesce appunto a poter pensare e
programmare una vita non solo di coppia ma di famiglia sta avanzando sempre di più. Questo vuol dire che diminuisce anche la possibilità e anche la fertilità. E tutto questo genera un cortocircuito, e quello che spaventa però di questi dati, e noi penso la Chiesa è stata sempre in prima linea nel far presente questo disagio, spaventa che oggi siamo in una situazione in cui se anche tutte le mamme, tutte le donne in età da poter avere figli cominciassero subito, manca, non abbiamo abbastanza donne per invertire la tendenza a breve. Quindi si è innescato già un circolo vizioso. Adesso Gigi, tra pochissimo cercheremo di capire quanti e quali sono i motivi, perché sono di ordine anche diverso, per cui ci sono sempre più culle vuote. Però quello che si intravede anche in questi dati Istat, e questa in un certo senso è una novità già da diversi anni, ma insomma ora si evince con chiarezza, è una minore propensione dei cittadini emigrati, che sono sempre stati un po' i picchi più vitali della nostra società, a far figli. Beh, gioco forza, venendo in un paese che investe zero su questo tipo di politiche, automaticamente ci si abitua alla tendenza del paese. La cosa che diceva Sor Alessandra è preoccupante, perché viene definita trappola demografica, cioè non se ne può uscire se non attraverso delle misure che non facciamo. Quindi, ci vorrà del tempo, tra l'altro. Ma non solo, io sono convinto, scommetto con chiunque qui in questa sala, che noi il prossimo anno saremo qui a commentare dei dati ancora peggiori rispetto a quelli per di quest'anno. Per il momento terza edizione sta succedendo. Speriamo. Ma non ho alcun dubbio che avverrà così tendenza. Perché non si sta facendo nulla e queste politiche devono essere attuate nel medio-lungo periodo, quindi gioco forza intanto, andrà così. Intanto anche grazie alla medicina che avanza, che come dire garantisce una qualità di vita migliore, e questo paese invecchia, vero Costa? Ne abbiamo parlato in questa trasmissione, addirittura nel 2050 gli anziani in Italia saranno il 34,3% della popolazione. 21 milioni di persone. 21 milioni di persone. Non di anziani, di persone. Di persone. Sì. Questo è un bene naturalmente, però crea dei problemi inevitabilmente. Ma se non nascono più dei giovani, se non c'è più occupazione, agli anziani la pensione chi la paga? Ecco, bravissimo. Allora, questo è un paese che invecchia, ma questo è un mondo che invecchia, perché noi abbiamo toccato il primato, ma l'invecchiamento della popolazione riguarda tutti. Riguarda tutti proprio perché questo mondo è cambiato. C'è bisogno di un paradigma, che vuol dire modello diverso, ma proprio per affrontare il modo di vivere. Prima è stato detto i giovani, non gli dai una prospettiva seria. Noi viaggiamo col 40% di tasso di disoccupazione giovanile, nel silenzio generale, ma proprio nella sordità. Beh, qualche voce si sta levando. Aggiungo io, regioni del paese in particolare, no? Penso al sud. Però quello è il dato medio. Al sud andiamo anche al 50, quello è il dato medio. Contemporaneamente questo paese invecchia. Questo paese ha già oggi 13 milioni di over 65, ha qualche politica per delle persone che hanno mediamente lasciato il lavoro e sono ancora persone attive, che possono essere ancora utili e vogliono essere utili a se stessi e alla società, non ha nessuna politica. Noi stiamo chiedendo una legge per esempio sull'invecchiamento attivo. Cos'è una legge sull'invecchiamento attivo? La possibilità di fare in modo che le persone continuino a sentirsi ancora parte integrante di una comunità, per cui utili, possono fare lavori di utilità sociale, possono fare quelle cose che non hanno fatto in gioventù, per esempio approfondire culturalmente un qualcosa, essere ancora considerate parte integrante di una comunità. Nessuna risposta su questi temi. C'è una proposta di legge che da un anno adesso è in discussione, c'ha le audizioni in commissione. Noi abbiamo un sistema legislativo che è terribile, cioè da quando uno identifica un bisogno a quando passano mesi, anni. E poi se cambia la legislatura sulle pensioni, c'è questo rischio? Sulle pensioni il rischio è palese, cioè se non c'è una generazione che diventa produttore di reddito, per cui incrementa le casse pubbliche, le pensioni arriveranno. Voi prima avete dato dei dati,
C'è un dato che deve far riflettere, quello dei baby boom, il 65. Sì. Il dato dei baby boom tra un po' diventerà il dato boom degli anziani, perché tutta quella fascia diventerà anziana. Inevitabilmente è così. Inevitabilmente è così, in un certo senso. Suora Alessandra ce lo faceva già intravedere tutto questo. Dicevamo, questo è un tema complesso, perché da un lato quello che ci raccontava Costa identifica culle vuote, dall'altro un welfare destinato al collasso che già, insomma, dà segni evidenti di cedimento. Leggendo questo articolo della Stampa, insomma, per la verità apparentemente un po' datato, l'allarme c'è in quel titolo: l'anno zero delle pensioni è il 2030, non a caso, quando 2030, gli assegni saranno a rischio. Certo che non a caso, io vorrei chiederle se secondo lei, anche da economista, suora Alessandra, questa è una previsione attendibile. È una previsione attendibile, anche se ci si divide se l'anno è l'anno il 2030 o sarà un po' più in là, però sicuramente strutturalmente ci sono problemi. In questo senso qualcosa già si sta muovendo, perché il sistema per come è fatto non è sostenibile, e quindi bisognerà andare a cercare delle forme diverse per mettere insieme lavoro e cura. E anche le forme della cura, pensando all'assistenza agli anziani, perché c'è tutto il tema dell'invecchiamento attivo e di tutto quello dell'anziano come risorsa, ma c'è anche il tema poi dell'accudimento e della cura. Poi su questo le chiederò qualcosa, perché so che c'è un pensiero che le è molto caro, un pensiero che si sta diffondendo come una sorta di modello che arriva dal Canada. Ma tornando all'oggi, invece, per esempio, si sta muovendo, e dal Jobs Act alle ultime due leggi di stabilità si muove qualcosa a livello di welfare aziendale, per cui c'è una defiscalizzazione abbastanza intensa su temi di welfare, in particolare per la cura dei bambini e degli anziani, cioè dei familiari dei lavoratori. Gli imprenditori cominciano a capire che su questo tema ci si sta muovendo, e quindi alcune logiche di welfare aziendale si la possibilità stanno... Per esempio, più volte vi ho parlato di donare le ferie, insomma, anche quello fa donare le ferie del... oppure le spese che si sostengono per la cura possono essere detratte, esatto. Ma vediamo un po' in Giappone come se la cavano, Tetsuro. Sì, Giappone, ma lì avete il problema delle pensioni? Oh. Sì, certamente sì, ma adesso il Giappone è 65 anni che va in pensione, ma il Giappone è forse un po' diverso dall'Italia, in quanto i giapponesi, anche noi anziani, vogliono continuare a lavorare, quindi adesso sta cercando di fare lavorare magari fino a 75 anni. Cioè, 10 anni di allungamento dell'età lavorativa è un bel salto. È facile dire anziani, ma io penso che 50 anni fa 60 anni è già anziano, ma oggi 70 anni non è tanta ansia. No, ma si figura, no, quindi, io e Gabriella vogliamo arrivare alla 35esima edizione, siamo noi. Ossia il governo che le aziende sono costretti a trovare il sistema di fare lavorare anche anziani, in quanto in Giappone attualmente c'è piena occupazione, quindi occorrono anche manodopera. Appunto, qui ci sono due aspetti, diciamo. Da un lato è bello sentirsi riconosciuti come ancora attivi, dall'altra ma che tipi di lavoro fanno gli anziani lì in Giappone? Allora, una parte fa quel lavoro che continua magari riducendo giorni e orari di lavoro, continuando quel lavoro, quindi guadagnando di meno, ma una parte viene coperta dalla pensione, poi continua a pagare anche come fosse in Giappone a 70 anni, perché una parte prende ma restituisce con tassa eccetera che paga, e quindi quel modo là. Poi l'altro, ci sono anziani che fanno guidare pulmino per portare alla scuola, asilo nido ai bambini. Quindi lavori socialmente utili, questo ci piace. Sì, sì, sono pagati. No, ma c'è la piena occupazione, cioè tutti lavorano in Giappone. Neanche un disoccupato. No, attualmente 3% di disoccupazione. Magari, quindi, allora, forse. Per questo, se la offerta di lavoro, richiesta di lavoro, meno dell'offerta di lavoro. Quindi
aziende si trova in difficoltà. Come capite, insomma, una situazione ben diversa dalla nostra. Allora, prima di far intervenire la nostra supermamma, perché di supermamma si tratta e poi capirete anche perché, vogliamo coinvolgervi, vogliamo sentire, insomma, le vostre storie, le vostre opinioni, raccogliere le vostre domande. Simone. Sì, oggi vogliamo sapere le vostre opinioni sul futuro dell'Italia. Secondo voi il nostro è un paese inadatto ai nuovi bambini e poi gli anziani come vengono assistiti? Insomma, c'è la giusta attenzione alle esigenze dei nostri nonni? Fatecelo sapere. 800 22 88 96, questo è il numero da chiamare per lasciare un messaggio in segreteria. Oppure, se volete, c'è sempre la nostra mail, che è siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoiTV2000. Vi aspettiamo. Bene, Simone, quando farà un figlio, Simone, secondo te, Gabriella? Ma intanto fallo sposare, fidanzare. Non sappiamo neanche se. Non sappiamo neppure se è ufficialmente fidanzato. So che tu ti vuoi fare gli affari nulla, suoi, ma non ci dice nulla. Non ce lo dice. Però qualche consiglio la supermamma può offrirlo, perché lei di paure non ne ha avute, non ne ha avuta nessuna. Beh, le 90, paure... lei, quanti figli ha? 8. 8. 4 maschi e 4 femmine. Nello studio. 8 figli. 8. Ci vuole una certa dose di incoscienza in questo paese per fare 8 figli, perché in questo momento storico, sì, questa una classe, foto è un po' datata, però purtroppo non siamo più riusciti. Ma lei non li sbaglia mai, no? No, e beh, sì, sempre, come no, certo, li sbaglio in primi, soprattutto con i maschi, prima di arrivare al nome di quello che devo chiamare ne chiamo almeno è altri 3. È stato battuto persino il nostro Gigi De Palo. Sì, sì, oh, sì. Lui è ancora sulla strada, io ormai direi che basta, ecco. Ecco, io non vorrei essere scortese, sì, nel giorno, no, certo, delle donne, ma lei quanti anni ha? Io ne ho 56. Complimenti. E ho avuto la prima figlia a 24 e l'ultima a 42. Credo che veramente oggi qui in Italia le persone hanno paura, perché il dato chiaro è che le donne, le famiglie, vogliono almeno 2 figli, cosa che in realtà poi nella pratica non c'è. Abbiamo. Quindi se questo dato di desiderio, questo desiderio delle donne in realtà non viene assolutamente esaudito, non è perché le donne dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, in realtà si scontrano con quella che è la realtà oggettiva di un paese che alla nascita del terzo figlio, ed è accertato, inizia a intraprendere un percorso, quella famiglia, di povertà. Perché anche le famiglie più benestanti. Il nostro Gigi De Palo. Tu ti sei fatto dei conti? No, io mi sono fatto, io prendevo 10 in matematica, sì, quindi ho subito. La modestia caratterizza il nostro figlio. Allora, lei ha 56 anni, il primo figlio l'ho avuto a 24, vuol dire che il suo figlio più grande ha 32 anni. La mia figlia più grande, la figlia 32. Più grande ha 32 anni. Sì. Sono un mostro in matematica. Caspita, bravo, ancora, è recidivo, è recidivo. Allora, poi su Alessandro lo manderemo a un corso di umiltà, cioè vediamo se c'è di formazione. Allora, definire una mosca bianca, insomma, è perfino poco. Abbiamo detto 4 maschi, 4 femmine, insomma, 4 maschi e 4 femmine, 32 si va fino ai 14. E non è stato facile, perché lei non ha mai smesso di lavorare. Che lavoro fa e soprattutto chi vi ha aiutato? Chi ha aiutato lei e suo marito? Perché insomma, anche se vi siete aiutati reciprocamente, evidentemente non può essere sufficiente. In queste foto vedo suo marito distrutto, però lo vedo. Sì. Cioè, lei è sempre vispa, ma no. No, mio marito vabbè, è distrutto sicuramente, ma dal punto di vista logistico, perché lui che si occupa più dei figli, cioè li prende, li porta, va a parlare con, ecco, le scuole. Ma perché lei che cosa fa? Io faccio l'educatrice, lavoro al nido, ho sempre amato quindi i bambini, per cui forse questo mi ha aiutato, no? Anche a fare una scelta di questo tipo. C'è da dire però che effettivamente il fatto che mio marito facesse un lavoro saltuario, da un certo punto di vista è stato utile, perché i figli ha potuto gestirli forse più di quanto non li potessi gestire io, o comunque insieme. Dal punto di vista, diciamo, dell'economia familiare, quindi parliamo dei soldi, in realtà senza uno stipendio fisso che era il mio, non che tutti i mesi mai. Non ce l'avremmo mai però fatta. Però c'erano i nonni vi hanno aiutato? Allora, i nonni ci hanno aiutato e ci aiutano tuttora, se anche vogliamo parlare a livello, certo, quando ci sono delle spese impreviste che non riusciamo a sostenere, inevitabilmente dobbiamo andare a batter cassa, e questo secondo me è una cosa
molto grave, perché se bisogna andare a chiedere aiuto ai genitori vuol dire che effettivamente questo paese non... E non è solo la vostra condizione di genitori con 8 figli, perché le assicuro che insomma questo aiuto viene chiesto. No, l'aiuto invece diciamo operativo l'abbiamo avuto con i primi figli, perché noi abitavamo a Torino, i nonni erano... abitavano vicino a noi, quindi ci hanno aiutato. Poi noi ci siamo trasferiti, per cui abbiamo portato via i nostri figli e a quel punto abbiamo dovuto arrangiarci da soli. È diventato ancora più complicato. Signora Bazzani, ma i suoi figli più grandi oggi che cosa fanno? Sono a casa? Allora no, la più grande non è più a casa, vive fuori di casa, ormai è andata a vivere per conto suo, ormai da 6-7 anni, molto... Beh, le donne sono oggettivamente più... Una marcia. Esatto. Ma perché? No, questa cosa non la capisco. Oggi lo ripeteremo costantemente. Il secondo ha 27 anni e continua a stare a casa, ma perché non riesce a trovare un'occupazione sicura? Ecco, mettiamola pure in questi termini. Hanno contratti, quando ce l'hanno, dei contratti di formazione, hanno dei contratti che sono sempre a tempo e quindi forse nel pensiero italiano, no? C'è proprio questo fatto di non sentirsi sicuri. Io oggettivamente i figli li ho fatti lo stesso e ho fatto delle scelte di vita anche senza queste sicurezze, ma credo che però non forse tutti... partendo da una situazione diversa in cui le speranze erano maggiori rispetto a questi ragazzi che si sentono forse sempre ripetere che non è un paese per giovani. No, e devo dire, noi apparteniamo a un'associazione di famiglie numerose e le famiglie numerose che in questo momento storico stanno chiedendo aiuto proprio operativamente, cioè a livello di aiutateci, non riusciamo ad arrivare a fine mese, stanno aumentando in modo incredibile. Quindi sentire questi dati, dico, ma noi come associazione, il forum da anni e anni batte su questo tema e invece non si è mai... Certo. Voluto fare nulla, perché ne parliamo, se ne parla, si dice bene, faremo. Voluto fare nulla, perché questo poi è il punto, Gigi. Però io vorrei ritornare sull'apporto, no, dei nonni, che sono una colonna non riconosciuta del sistema del welfare italiano. Su questo non c'è dubbio, anche nella tua esperienza è così. Tu, come dire, hai solo 4 figli, è come dire una cosa che dovresti anche un po' adeguarti, però i nonni ti hanno aiutato molto, hanno aiutato te e tua moglie molto nella gestione degli impegni quotidiani. Allora, i nonni sono fondamentali, però c'è da dire che in questo paese viviamo comunque un conflitto intergenerazionale che, ringraziamo Dio, riusciamo in maniera molto serena, ma non so quanto quel 40% dei giovani senza lavoro resterà ancora in silenzio o accetterà di andare a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari all'estero. Ecco, come una delle figlie della Bazzani, un figlio. No? Un figlio in Inghilterra. Sì. Perché il tema non è secondario, perché è vero che noi siamo aiutati, e parlo in maniera generica, non singolarmente, dai nonni, ma è anche vero che questi sono gli stessi nonni che paradossalmente, vivendo al di sopra della loro possibilità, hanno eroso e mangiato un pezzo del futuro mio, di mia moglie e dei miei figli. Quindi questo welfare, questo welfare familiare è anche un modo in cui i nonni ridanno quello che in un certo senso hanno vissuto. Attento al di sopra Costa, delle proprie... che ti guarda no, Costa può pensare quello che vuole. Fatto sta che io non ci avrò la pensione e invece stiamo ragionando su come far utilizzare. Allora, il tema è veramente serio ed è un tema che a mio modo di vedere non si può procrastinare, perché i miei 4 figli, immagino Cristina la stessa situazione, quando usciamo per strada ci dicono vabbè, però hai fatto 4 figli, sono affari tuoi. La persona che mi dice hai fatto 4 figli, sono affari tuoi, è la stessa persona che un giorno beneficerà dei contributi che i miei figli pagheranno, certo, anche a lui, non è che li pagano solo a me. Allora il ragionamento è molto serio e a mio modo di vedere, se non si trova una soluzione, se non ci si mette tutte le forze politiche attorno a un tavolo, c'è un rischio serio di contrapposizione netta. Prima anche di coinvolgere Costa, che scalpita, per intervenire, i modi concreti, le soluzioni concrete ci sarebbero, perché suora Alessandra, anche la benedetta fiscalità, una fiscalità a vantaggio delle famiglie numerose, sarebbe insomma una soluzione importante. Su questo le proposte ci sono state fatte. Noi a Torino nel 2013 abbiamo avuto una settimana sociale tutta sul tema della famiglia e sul tema dei figli e della fiscalità. Sono state portate, il forum porta avanti da tempo la proposta del quoziente familiare. Gli strumenti ci sarebbero e che, come tante altre cose in Italia, non vengono poi prese in considerazione. E l'individuo rimane il soggetto
a cui lo Stato pensa, non si pensa in termini di famiglia. Se non si comincia a cambiare lo sguardo, non si... Ma perché, suora Alessandra, è una questione politica? La famiglia non porta voti, qual è il problema? Ma non credo sia questo, è che... Manca lo sguardo lungo, forse. Manca lo sguardo lungo, manca forse la volontà di mettersi con decisione a lavorare su questi temi e a prendere in considerazione seriamente questo. Cioè bisogna studiare, esatto. E non c'è voglia di studiare, perché per fare esatto. Una riforma fiscale c'è bisogno di tanto studio. E di non guardare... da un anno all'altro, certo. C'è bisogno di mettere in piedi qualcosa che... Un pizzico di lungimiranza in più ci vorrebbe. Sì. Costa, lei scalpitava perché diciamo che ogni volta che esce fuori questo discorso quello che paghiamo noi rispetto alle generazioni precedenti, però io vorrei anche dire, senza fare una gara tra chi è più in affanno, non che problema. Insomma anche i nostri genitori, i nostri nonni sono invisibile, evidente affanno, le pensioni non vengono insomma toccate da anni, arrivano con fatica a fine del mese perché spesso ci sostengono. È un problema complesso perché lo scontro generazionale potrebbe essere, speriamo di no, dietro l'angolo, però poi c'è affanno lo da entrambe le parti. Lo scontro intergenerazionale è la cosa peggiore che può succedere, anche perché si certo. Sbaglia, e tutti siamo si sbaglia d'accordo. Integralmente certo. Obiettivo. E tutti questo siamo è un paese d'accordo. Che ha dei serissimi problemi nel ripartire dopo una fase di crisi. I problemi continuano a chiamarsi evasione fiscale, perché noi abbiamo un tasso di evasione fiscale che è stratosferico rispetto a tutti i paesi civili, perché questo è un paese dove chi può evade le tasse e c'è un problema terribile di cultura, per cui non prendiamocela con chi è andato in pensione, perché chi è andato in pensione mediamente, normalmente ha fatto una vita di lavoro ed è l'ha fatta negli anni in cui si è ricostruito questo paese. Non dimenticatevi che questo era un paese distrutto dalla guerra ed era un paese dove crisi e fame erano delle cose che riguardavano in maniera generalizzata più o meno tutti, per cui la generazione che oggi è andata in pensione, che è in pensione, è una generazione che i sacrifici li ha fatti, ne ha fatto tanti. Se io chiedo a mia mamma, mia mamma ha 90 anni. Appunto, pure mia nonna l'ha fatto. C'è una generazione... È la generazione dopo sì, che a mio modo di vedere... Sì, sì, aspetti un attimo. Il primo sacrificio che ha fatto mia mamma è quello di far studiare i figli. Mica ha pensato a comprarsi il televisore o a cambiarsi i mobili. Gigi guardava la generazione la prima cosa che ha fatto successiva. È far studiare i figli. L'ho fatto anch'io. Il problema è che in una società che cambia, in una società che diventa sempre più individuale, in una società che diventa sempre più egoista... Perché questo è perché cambiano le persone. Quando io prima dicevo che bisogna cambiare modello, bisogna recuperare qualche valore che ci siamo persi per strada, bisogna cambiare, cercare di vedere le altre persone come delle persone che possiamo aiutare e ci possono aiutare, non come competitor, perché li vediamo, viviamo in competizione con gli altri. E allora forse riusciremo a capire che anziani e giovani sono le due fragilità di questa società strana che realizza il baby boom e poi fa crollare le nascite, che sposta la produzione di ricchezza da dove c'è il lavoro, ed è il motivo per cui non c'è il lavoro, a dove si commercializzano i beni, per cui se lei fa il contadino scoprirà che le sue mele gliele pagano 20 centesimi e poi le vendono 2 euro al chilo. Peccato che dove gliele pagano 20 centesimi c'è il lavoro, o ci dovrebbe essere il lavoro, e dove invece si realizza la ricchezza ci sono solo pochissime persone, così si capisce perché cresce qualche ricco e aumentano tanti poveri, certo, perché certo. Una persona passa da uno stato di normalità ad uno stato di povertà, succede nel lavoro, succede nella pensione, proprio così Costa. Io però vorrei sottolineare quello che lei ha detto, no? Le fragilità che riguardano ovviamente anche gli anziani. Una vostra recente ricerca sull'assistenza agli anziani ha messo in risalto un dato che onestamente fa spavento: 500.000 famiglie si sono impoverite per garantire ai propri anziani l'assistenza, hanno venduto case, insomma si sono impegnati economicamente, e anche questo non è accettabile in una società civile. Questo è assolutamente non è accettabile. Allora noi abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo 3 milioni di persone già oggi che hanno più di 80 anni, quindi si stanno avviando verso percorsi di meno autosufficienza, perché è normale che uno superata quella soglia inizi ad essere meno autosufficiente. Non esiste una politica che guarda queste persone e le tratta come persone.
Guardate, l'invecchiamento della popolazione è un elemento di civiltà e la civiltà è quella che abbiamo sentito prima in Giappone, però parte dal concetto che c'è il pieno lavoro. Io a proposito di questo, visto che Costa ha richiamato il nostro Tezzuro, Tezzuro vuole chiedere qualcosa in più, ci ha spiegato degli anziani che si prestano a reggere servizi socialmente utili, ci ha detto anche che c'è una fascia che è ritenuta pre-elderly, pre-vecchiaia, insomma, che si prospetta un'età lavorativa fino ai 75 anni. Mi piacerebbe sapere come sono guardati gli anziani in Giappone, cioè sono quelli che incarnano la saggezza, cioè quel rispetto che noi un po' abbiamo perduto. Che rapporto c'è con gli anziani? Perché ne sappiamo poco sul Giappone. Certamente il Giappone è la vecchia tradizione che rispettare anziani, ma io vedo che i giovani di oggi non sono tanto come ai tempi nostri, cioè non hanno più quel rapporto, soprattutto il Giappone è quando arriva massimo 20-22 anni, va via, esce da casa, quindi vive da solo, quindi perde il rapporto. Anche in Giappone il rispetto è venuto meno? Si è sfaldato il rapporto. Anche in Giappone il rispetto è calato. Rispetto... Sì, ci sta dicendo che si sfaldano i rapporti familiari. Familiari, certamente. Sì, adesso dicono, non familiare, uninucleare, cioè sono piccolo. Adesso, infatti, anche in Giappone capita di trovare anziani deceduti da un mese, trovato dopo perché vive da solo. Questo capita anche in Giappone. Certamente in Giappone c'è sistema di, come se si vicini di casa, quindi cercano di controllare tra di loro, ma nonostante tutto capita questo, quindi purtroppo... Il problema c'è, suora Alessandra, c'è un problema del prendersi cura reciproco. Lei accennava prima, Tezzuro ci diceva che insomma ci sono i vicini, ma questo comincia a essere il problema di una società che invecchia. Io so che c'è un modello a cui lei guarda con grande interesse, è il pensiero di una filosofa canadese che potrebbe essere una grande rivoluzione, che va al di là del discorso meno ore di lavoro, più lavoro per tutti, proprio il concetto del lavoro che cambia. Ci dice in due parole di che si tratta? Questa proposta che è stata lanciata ormai qualche anno fa da questa filosofa canadese Jennifer Nedeschi mette insieme diversi temi, il tema della trasformazione del lavoro, lavoro 4.0, oggi si sta parlando della personalità giuridica dei robot, per dire a che livello siamo di automatizzazione su alcuni versanti, no? Quindi trasformazione del lavoro, invecchiamento della società, richiesta di cura e appunto lavoro, famiglia, possibilità di far figli, tema quanto questo deve ricadere sulle donne o su tutti. Un proverbio africano dice per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, siamo tutti che dobbiamo occuparcene. Allora lei propone questa cosa, che il lavoro sia part time per tutti, nel senso nessuno dovrebbe dedicare al lavoro più di 30 ore a settimana. Nessuno dovrebbe però al contempo dedicare alla cura degli altri in famiglia e nella comunità di riferimento meno di 12 ore alla settimana, questa è la sua proposta, il che vuol dire che della cura ci prendiamo cura tutti, che degli altri siamo tutti responsabili. È una strada percorribile economicamente, fattibile? Sarebbe fattibile se il sistema cambia. Lei dice che proprio nei contratti bisognerebbe, perché ovviamente se la cura non è più appaltata ci saranno meno spese di cura, anche se ci deve essere poi una cura organizzata e bisogna, cioè immaginiamo un mondo diverso, poi se lo immaginiamo e vediamo che funziona capiamo come possiamo arrivarci, in cui è importante che ognuno capisca che la sua vocazione al lavoro è fare un determinato tipo di lavoro ma anche occuparsi degli altri, e qui recuperiamo anche tutto quel tema e quei valori di cui si diceva, e questo fa parte del pacchetto. Come un tempo le ferie non esistevano, sono diventate un diritto, così l'occuparsi della cura, almeno Jennifer Nedeschi dice non esistono lavori per cui se sto lavorando ad un progetto importante devo dedicare tanto tempo, non dico che in quella settimana devo lavorare solo 30 ore, in quel periodo dedico tutto quello che c'è da dedicare, ma so che ho della cura da recuperare quando ho finito quel momento. C'è una rivoluzione qua dentro, non so se l'avete capito. Questa cosa qua. No, a patto che iniziamo a pensare per esempio alla domiciliarità. Esatto. Per esempio una delle cose che manca in questo paese è garantire alle persone anziane di continuare a vivere la propria vita nel proprio domicilio. Beh, quella mi sembra una strada che sì, lo consentirebbe. Però guardi che questo significa che dobbiamo ripensare l'urbanizzazione delle città. Dobbiamo ripensare il quartiere. Lei lo sa che l'80% degli anziani vivono in casa di proprietà,
Ma lo sa che il 76% di quelle case non hanno un ascensore? Ce lo raccontiamo spesso con voi, Lauser, qui a Simone. Per cui senza un ascensore, basta un ascensore che ti impedisce la domiciliarità. Allora dovremmo ripensare proprio il modo con cui viviamo a 360 gradi. Ci vuole una rivoluzione culturale, su questo non c'è dubbio. Andiamo da Simone. Per quello ci sono arrivati già tanti messaggi. Cominciamo da Antonella. Sono la mamma di una ragazza che lavora in Giappone. Oltre ad essere un paese civile, si ha una particolare attenzione verso i neogenitori. Vi dico solo che per Natale mia figlia è venuta in vacanza in Italia e non vedeva l'ora di tornare a casa in Giappone, chiaramente. Continuiamo con Matilde. Se c'è questa realtà in Italia, la colpa è del governo che non ha saputo garantire il bene più grande, la famiglia. Ora la maggior parte dei bambini è affidata ai nonni, che spesso devono mantenere anche i propri figli. E per finire chiudiamo con Maria Teresa. Ma come si fa a parlare di figli quando non c'è il lavoro? Rispondetemi a questa domanda. Ecco, come si fa? Intanto però, Tetsuro, è vero che siete così accogliente nei confronti dei giovani Tetsuro, genitori? Tetsuro è l'unico giapponese che vuole rimanere in Italia, però. Penso di aver capito. Dovremmo chiedergli perché è rimasto, e questa è un'altra puntata, allora, un altro capitolo. Allora, io penso che non è che i giapponesi sono più accoglienti. I giapponesi hanno forse più senso di dovere confronti ai altri. Per questo, infatti, italiani, singolo, è molto accogliente. Io ho tanti amici, veramente, darebbe tutto per me. Invece in Giappone è un po' diverso, perché allora Ferrovieri alla stazione assiste i passeggeri, proprio modo da dedicare tutto. Ma vicino, che sta vicino, non è che prende tua borsa e porta, perché non è... come si può dire, non è un dovere, no? Questo è un aiuto, mentre ferroviere è dovere, quindi fa tutto, anche scuola, insegnanti come scuola, anche scuola materna, veramente lavorano molto bene, ma io penso che soprattutto per il senso del dovere, non dico che non ha amore, sicuramente ce l'avrà, ma è più portato per dovere, per questo in Giappone si vive bene in genere, perché... Uno se perde qualche cosa ritrova, se chiede aiuto a voce o aiuto alla forza dell'ordine ti dà subito, perché loro sentono il dovere di farlo, ma non è che... È stato chiarissimo, Tetsuro. È così. La prossima volta però lei verrà qui e ci racconterà perché ha scelto l'Italia, che cosa ha trovato. Ce lo racconta, che ci vorrà una puntata, immagino, c'è una vita da raccontare. Allora, Gigi, c'è un'altra cosa che dobbiamo recuperare, oltre alle culle piene, è quella vitalità che, secondo quanto racconta il demografo Alessandro Rosina, lo vediamo in un articolo di Vita.it, in Italia si sta perdendo gradualmente. Speranza, abbiamo detto, ma anche vitalità. Se qui ci arrendiamo... Sì, io credo che sia proprio una questione di mentalità, cioè noi abbiamo una mentalità sconfitta. Perché? Perché le persone, i giovani, non vedono una prospettiva, pensano che comunque tanto è inutile che mi faccio incontro, tanto so già come va a finire. Ecco, noi dobbiamo rompere questa visione, però io lo ripeto, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Cioè, qua dovremmo prendere, veramente, il forum adesso si attrezzerà in questo senso, tutti... i parlamentari, tutte le forze politiche attorno a un tavolo, perché il tema di cui stiamo parlando, cioè il fatto delle culle vuote, non è solo un tema che ha a che fare con un governo piuttosto che un altro, perché sono 40 anni che tutti i governi che si sono seguiti non hanno fatto niente, nessuno. Oggi siamo arrivati a un momento che è il momento più basso, il prossimo anno andrà ancora peggio. O adesso o mai più. A questo punto tocca risalire. O mai più, facendo passare un concetto molto chiaro, che la famiglia non è un malato da curare, ma è la cura del malato, che è il paese. Allora o cambiamo questa tendenza, oppure molto probabilmente saremo qua al prossimo anno a ripetere le stesse identiche cose. E su questa chiusa vi ringraziamo, grazie, vi salutiamo. Grazie Gigi De Paolo, grazie a sua Alessandra Smerilli, grazie a Enzo Costa, grazie a mamma Cristina, in bocca al lupo per i suoi figli. Grazie davvero. Allora, Gabriele, due passi consueti, consentono di avvicinare l'ospite. Sì, cortissime, devo dire. Allora, e oggi l'abbiamo detto, è l'8 marzo, e allora noi ci facciamo raggiungere da una delle tanti ospiti che riempiranno questo studio. Eccoci, ben arrivata. Vogliamo presentarla, la nostra ospite. Auguri. Ci dica subito il suo nome e che cosa fa nella vita. Piera Moro, faccio... un po' di cose. Non te la ricordi, l'hai conosciuta all'ombra dell'albero del bene comune. Sì, esattamente. La memoria mia, purtroppo. Faccio la direttrice di un villaggio sosso italiano, quello di Vicenza, e faccio anche il sindaco.
del mio paese. Che sarebbe il paese del di Marano Vicentino. Ma come fa a fare tutte queste cose? Lei ha una giornata speciale di 48 ore, non ce l'ha detto. No, è una giornata normale di 24 ore dove si possono fare tutte queste cose. E lei ci riesce? Sì. Perché è una donna, ti rispondo io, ecco perché ci riesce. Perché ci credo. Le due cose insieme. Allora, caro Massimiliano, scoprirai dopo la pubblicità quante donne di valore negli ambiti più diversi possono fare tantissime cose insieme, sì, senza tralasciare gli affetti familiari, insomma l'impegno forse più importante. A tra pochissimi. Donne, giovani, meno giovani, mogli, nonne, mamme, non solo, lavorano in casa, lavorano fuori casa, sono donne impegnate nella famiglia e nella società. Siamo noi, oggi vuole celebrarle, vuole celebrare le donne. In fondo lo facciamo ogni giorno raccontando le loro storie, le loro imprese, le loro battaglie quotidiane. Ma oggi, 8 marzo, abbiamo deciso di tessere un racconto corale fatto di tante storie, di tante differenti esperienze. Sono tutte storie ed esperienze di donne di valore. E io ovviamente sono in minoranza. Eh sì, guarda, oggi questo ti tocca la minoranza. Così, guarda, cioè proprio quasi indifeso. È un onore. Abbiate pietà di me. Sei circondato. Circondato dall'affetto, dall'amore. Sono io che l'aiuto di Simone, che viene... Siamo lontani, ecco, molto così. No, perché oggi appunto racconteremo queste storie e alle nostre ospiti, come alle altre che seguiranno, abbiamo chiesto di portare con sé un oggetto che in qualche modo li rappresenti. Allora, noi intanto le presentiamo, a partire da Alessandra Appiano, giornalista, buongiorno, scrittrice e ambasciatrice Oxfam. Grazie per essere con noi questo grazie pomeriggio. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità di essere in compagnia di bellissime persone. Ecco, lei soprattutto a me pensa. Sì, cioè, questo... Naturalmente, no? Cioè, belli proprio fisicamente anche. Non c'è dubbio. E grazie a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia Ollus. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, Marcella. Grazie anche a Piera Moro, sindaco di Marano Vicentino e direttrice del villaggio SOS di Vicenza. Grazie ancora, grazie a tutti. È bello, Massimiliano, che queste donne un po' le ritroviamo, perché le abbiamo raccontate in passato, ci hanno così colpito che oggi le volevamo davvero intorno al nostro tavolo. Allora, Alessandra, tu sei collega giornalista, sei scrittrice, autrice televisiva, un impegno civile che ti ha fatto insomma attribuire anche un Ambrogino, che è un premio importante nel 2013 a Milano, sei anche ambasciatrice Oxfam, insomma, quante donne sei tu? Ma quella di cui sono più orgogliosa si occupa del sociale, cioè per me questo riconoscimento che ho avuto da Oxfam è stato veramente meraviglioso, cioè ci credo moltissimo, credo in quello che fa Oxfam, credo che lotti veramente per migliorare la condizione delle donne nel mondo, gli altri siamo noi, cioè noi non facciamo nulla senza gli altri. E devo dire che questa esperienza, poi magari avremo il tempo di parlarne, sono andata l'anno scorso in Tanzania, ho conosciuto... Ti ha cambiato professionalmente? Beh, mi ha dato un'enorme forza, perché credo che a un certo punto della vita, ahimè, quando non hai più tanto l'avvenire più alle spalle che davanti, devi rigenerarti. Io ero molto stanca di pensare solo alle mie ambizioni, solo alle vendite dei romanzi e uscire con un romanzo dietro l'altro. Cioè, far parte di un grande progetto globale che sfida la fame nel mondo, come il progetto di Oxfam, essere accanto loro nelle emergenze. Sì, puoi usare anche la tua immagine, il tuo nome, quel piccolo, microscopico successo che hai per una causa molto importante, e questo ti carica di energie. E poi questo collegamento con altre donne, guarda caso sono le cooperanti, sono donne, quando siamo andate in Tanzania eravamo 5 donne, le donne in Tanzania mi abbracciavano, erano scene surreali, no? Arrivava splendido. Comunque questa bionda tinta, però che insomma in qualche maniera sentivano come una sorella. Io questo insomma sono un po' indescrivibili certe emozioni. E tu, Alessandra, hai scritto diversi libri che di fatto indagano l'universo femminile, ne cito alcuni: Amiche di salvataggio, con cui peraltro hai vinto il premio Bancarella nel 2003, Domani ti perdono, Scegli me, Le vie delle signore sono infinite, questa direi che parla... e Le bestie. Allora, alla luce di tutto questo, io ti chiedo di aiutare me e il pubblico maschile in particolare a capire chi sono le donne di oggi.
Beh, io direi che sono proprio quelle delle le vie delle signore sono infinite, cioè hanno delle risorse illimitate. Secondo me forse stiamo anche riscoprendo il valore di, della nostra femminilità, cioè noi non dobbiamo fare qualcosa contro, dobbiamo fare qualcosa per, tutti assieme. E, però io credo che anche se non si ama dire che c'è solidarietà femminile, perché amano dipingerci sempre una contro l'altra, eccetera. Invece, secondo me, nei fatti non è così. Si sono fatti anche passi molto importanti. Non è così, soprattutto se sei impegnata in una causa etica, senti un'enorme solidarietà e senti anche proprio questa capacità che hanno le donne in concreto di risolvere i problemi. Donne quindi... dalle risorse illimitate. Senti un po' la storia di Piera Moro, che è psicologa, sindaco di Marano Vicentino, direttrice del villaggio SOS di Vicenza, mamma, nonna, sì, una sola donna, ma tante donne, mi pare di capire. Qual è quella di cui è più orgogliosa? È difficile, non credo di essere disunita. Sono un tutt'uno, per cui... sono contenta di me, sono veramente entusiasta di aver potuto realizzare tanti piccoli sogni e di averli messi insieme. E così ci ha detto praticamente quasi tutto, dicendo che tu è tutte queste cose insieme e tutte queste persone insieme. Quanti figli ha Piera? Due. Due figli, di che età? Beh, sono grandi, cioè sono padri adesso loro, quindi hanno... Quindi 30... anche nonna? Sono nonna di tre bambini, due bambine e un bambino. Ecco, ma quanti bambini lei ha visto crescere nel tempo? Perché qui il plurale è un ampio, infinito, sconfinato plurale. Tanti, tanti. E sono tutti dentro uno a uno, veramente. Come mai, ci dica, cominci a anticiparci, perché, come mai così tanti? Nella mia attività, chiaramente come terapeuta, ne ho incontrati tanti nella mia vita professionale, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, dedicando il mio tempo al villaggio SOS, ne ho visti tanti e ne conosco tanti, per cui sia i bambini piccoli, sia quelli che sono andati in adozione, in affido, che sono tornati nella loro famiglia di origine, sono sì, grandi, mamme, che adesso sono, alcune mamme, alcuni sono diventati, tra poco la scopriremo, alcuni sono diventati loro genitori, sicuramente. Altri si sono realizzati nella vita. È bellissimo, storie che mi hanno accompagnata. E Marcella Reni si difende in questo, perché sì, è moglie, mamma, notaio, presidente di Prison Fellowship Italia Onlus. Allora, io direi di andare con ordine. Quanti figli ha e di che età? Tre figli, il primogenito ha 30 anni, poi una donna 25 e il piccolo 24. Ecco, notaio per passione, piccolo, cioè la scelta... Il piccolo, per modo di dire. Beh, resta il piccolo della mamma, perché il piccolo. C'è un po' di scarto con... Notaio per passione? Sì, notaio per passione perché è una professione che garantisce legalità, non giudica, non prende le parti, ma fa le parti di tutti i contraenti e quindi è stato scelto per questo motivo. E non le è bastato, perché come la presentava Massimiliano, lei rappresenta una realtà molto bella che si chiama Prison Fellowship, che oggi, nata in Italia se non sbaglio, è presente in 116 paesi. Ecco, che cos'è? Poi entreremo in merito al percorso che è propone. È un'associazione che si occupa di detenzione a tutti i livelli, cercando di migliorare la detenzione e le strutture carcerarie, ma proprio il concetto di pena e di giustizia in Italia, occupandosi però contemporaneamente anche delle vittime, quindi uno sguardo ampio a tutto quello che è il reato, quindi non soltanto la violazione della norma, il carcere, ma certo, il rapporto anche con chi dal reato è stato leso. Anche qui dentro scoprirete c'è una rivoluzione che cambia la vita della gente e lo sguardo. Però alla luce di tutto questo, Alessandro, io ti chiedo un aiuto. Toglimi una curiosità, perché lo dice sempre anche mia moglie, che non so fare due cose insieme, perché un po' c'è questo problema, no? Nel senso che noi uomini facciamo una cosa e direi che la facciamo benino, eh? Sì, ma fate solo quella. Ecco, sì, se volevo aggiungere dipende. Ma siete nati con un talento naturale o avete capito a un certo punto che alternativa proprio non c'è? No, ma io penso che intanto le donne siano più inquiete degli uomini, inquiete anche in senso positivo, sono più alla ricerca di risposte e secondo me hanno anche più forse il coraggio di mettere in discussione carriere, il potere gli interessa però un po' meno per fortuna, secondo me.
E quindi a un certo punto magari, vuoi per motivi, i figli magari crescono, sentono di voler dare quello che avevano dato alla famiglia, magari all'esterno, nel sociale. C'è secondo me un'attitudine proprio a dare, a darsi, a spendersi. Non è un caso che Oxfam punti sulle donne per cambiare il problema della fame del mondo, perché per paradosso sono le più povere, sono le più esposte, ma sono anche quelle che per non far soffrire la fame ai loro figli farebbero qualsiasi cosa e sognano per i loro figli, e quindi c'è questa capacità anche, no? Di continuare a sognare, a rilanciare. Vabbè, si capisce, io sono una fan delle donne. Ma no, no, ma vagamente. Allora, anche il nostro Simone fa una sola cosa, e la fa benino, da benino. Simone, ci si prova. Coinvolgiamo il nostro pubblico, anzi, a tutte le donne vogliamo chiedere se nella loro vita riescono a fare tante cose contemporaneamente, o meglio, tanti ruoli contemporaneamente. Raccontateci dunque la vostra storia o quella di una ragazza o di una donna che ritenete speciale. E poi, Gabriella, lo chiedo a te perché so che su questo ho l'appoggio di Massimiliano, permettimi di coinvolgere anche il nostro pubblico maschile che ci sta seguendo. Assolutamente, perché è un percorso che facciamo con... Non abbiate paura. Non abbiate paura. Facciamo l'8 insieme. Marzo si supera a un certo punto. No, io ribadisco, una se strada, ne esce fuori. No, è una strada che si fa insieme, altrimenti non si percorre. Esatto. E allora diteci oggi, oggi più che mai, se ammirate questa capacità tutta femminile di riuscire a fare più cose contemporaneamente senza però tralasciare la famiglia. Come sempre potete dire la vostra lasciando un messaggio in segreteria 800 22 88 96, oppure c'è sempre la nostra mail siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook, ma vi ricordo che potete anche seguirci sul nostro profilo Twitter @siamonoitv2000. Vi aspettiamo. E noi ci teniamo davvero tanto a coinvolgervi. Allora Piera, torniamo al villaggio SOS di Vicenza, no? Certo. Il villaggio SOS. Mamma di tanti bambini, abbiamo detto. Allora, raccontiamo al nostro pubblico la realtà di questi villaggi, ce ne sono parecchi in tutto il mondo, e che cosa li accomuna, qual è lo spirito che li attraversa e quanti bambini accolgono. Prendiamo come prototipo quello di Vicenza. Allora, in questo momento dobbiamo proprio dire che nel mondo siamo 574, quindi è un numero molto significativo, notevole, in tutti i continenti. E in questo momento a Vicenza, su tutto quello che stiamo facendo, siamo in 132 bambini, mamme, perché ospitiamo anche le mamme con i loro bambini, la casa rifugio per donne vittime di violenza, il centro diurno, le case famiglia. Ecco, il villaggio SOS si appoggia proprio su una missione molto importante: proporre, dare la possibilità a bambini e a ragazzi che momentaneamente sono in difficoltà all'interno del loro nucleo familiare l'appoggio di una casa famiglia, che diventa il momento del passaggio rispetto a un qualcosa di migliorativo rispetto alla situazione iniziale. E su questo ci tengo tantissimo a dire che la nostra vera missione è quella di lavorare fortemente in sinergia con la famiglia di appartenenza del bambino. Poi ogni storia è una storia, una ogni storia decreto è un decreto. Chiara, però... io lì ci sono stata, al villaggio di Vicenza ci sono stata, mi è rimasto proprio indelebile nel cuore, mi ha colpito il fatto che questi si riproducessero proprio delle piccole famiglie in cui i fratelli, magari che provengono da genitori che non possono più occuparsene, non vengono separati. No. Mi ha colpito una figura che vorrei celebrare intorno a questo tavolo, che è quella della mamma SOS, perché sono donne che scelgono, senza sostituirsi la madre, giustamente ha detto, ma di occuparsi di questi bambini, ma anche dopo, insomma, li quindi seguono doppiamente costantemente. Generose, per doppiamente generose, con uno spirito di abnegazione che mi ha veramente colpita. Difatti è una maternità sociale, sostanzialmente, no? Dedicare del tempo, non importa quanti anni, ma dedicare un tempo della tua vita accompagnata naturalmente da degli educatori, da tutta la struttura, ad aiutare nella normalità a crescere questo bambino o questo ragazzo che in quel momento ha bisogno di quello. C'era una donna, lo voglio condividere perché è un aneddoto divertente, che raccontava: io vado in giro durante le vacanze seguita da 10-12 ragazzi, alla fine mi sono messa la fede perché tutti mi guardavano. è verissimo, perché si ha un po' la sensazione di essere un qualcosa fuori dalla storia, fuori dalla normalità, ma non è così, non è così. Allora, oggi si festeggia la festa della donna, Alessandra, una festa che ha subito e ha vissuto stagioni diverse. Oggi per te che cosa rappresenta? Ma
io penso appunto alla festa della solidarietà e della forza. Io penso che, credo che nel volontariato le donne facciano veramente la differenza, portino avanti con una costanza, con una determinazione dei progetti stupendi. Io devo dire che da quando sono ambasciatrice Oxfam non c'entrava, è come se catalizzassi su di me energie positive, per cui tutto quello che, non so, c'è un asilo che rischia di chiudere, che si mi chiamano, cioè, quindi diventa come un tantam. Io sono sicura che verrò anche a Vicenza, vieni. Che mi informerò sugli altri progetti, perché diventa qualcosa in cui si fa squadra, si fa amicizia, conosci donne con esperienze diversissime da te. Io sentivo veramente che ero stanca di conoscere solo altre giornaliste, altre scrittrici. Poi le sto coinvolgendo, naturalmente adesso uscirà una raccolta di racconti e andrà tutto il nostro, diciamo, tutti i nostri diritti d'autore ad Oxfam, però c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di scambio, e questo secondo me te lo dà occuparti di qualcosa in cui tu non hai nessun tornaconto personale. Splendido. E forse in questo le donne hanno una marcia in più. E quest'anno, Alessandra, questo confronto è particolarmente acceso, perché quel vasto movimento, non una di meno, che è nato, ricordiamolo, dall'Argentina, ha attraversato gli Stati Uniti, la Polonia, l'Italia, tocca 40 paesi, a un certo punto, con lo slogan "se le nostre vite non valgono, allora noi ci fermiamo", ha lanciato ricordiamo la tappa, no? La grande marcia del 26 novembre, ha lanciato uno sciopero che non tutti condividono. Qual è la tua opinione su questo sciopero? Ma, le donne si sono fermate in tanti paesi del mondo oggi. Non lo so, io non sono tanto per fermarmi, ma questo si capisce dal mio carattere. Ogni posizione ha una parte di verità, quindi è pur vero che se noi ogni tanto anche in casa ci fermiamo e diciamo anche solo semplicemente al nostro marito: guarda che cercare dov'è l'asciugamano non è tanto complicato, non è che poi dopo 20 anni chiedermi "scusa tesoro, dov'è?". Ma vedo che le dinamiche sono le stesse ovunque. Quindi da un lato fermarsi può significare qualcosa, però io penso che stiamo vivendo un tale momento di difficoltà, anche proprio nel nostro paese. La povertà c'è nel mondo, ma c'è anche nel nostro paese, che noi abbiamo bisogno invece di quintuplicare le nostre energie, abbiamo bisogno di correre di più e di donare di più. Quindi, siccome sappiamo donare molto il nostro tempo, io sarei per non fermarmi. Anche se poi, insomma, ricordiamo che questo movimento darà vita a tantissime iniziative. Ma assolutamente, che sono di quindi ripeto, vitalità. È un modo di fermarsi anche etico e simbolico. Sono meccanismi di solidarietà che mi giustamente avete chiesto tu hai la mia ricordato. Opinione, io questo sono sì, per pedalare legittima, e legittima. Anche per pedalare in salita, perché mi sono No, ci piace ascoltarla. Allora, in ogni caso, Reni, ecco, permettetemi di dirlo, io davvero credo che le donne abbiano sempre la capacità di lottare, soprattutto nei momenti più difficili, la tirano fuori, attingono a delle risorse che neppure pensano di possedere, e facendolo spalancano delle strade. Ecco, lo dico veramente anche alla luce dell'esperienza che Marcella Reni oggi ci porta qui, è che è un'esperienza che non vive in solitario, ma che vive accompagnando delle donne che proprio la durezza, ma una durezza estrema della vita, ha reso non solo delle combattenti, ma anche donne estremamente generose. Allora, Marcella, ci racconta come le ha conosciute queste donne? Che donne sono? Facendo rete e quindi coinvolgendo tutti quelli che si possono coinvolgere, ma in particolare andando a cercare nel dolore le vittime di reato. E quindi donne che erano ormai, vivevano una situazione di immobilità, perché erano rimaste ferme al momento del dolore, in genere la morte di un figlio, la morte di un fratello, e incapaci di guardare avanti, ferme a quel punto, e là bisognava trovare la strada perché invece tornassero a vivere, avessero un progetto di vita. Questo progetto di vita, in una maniera incredibile, lo hanno trovato confrontandosi con il dolore di chi il reato lo aveva compiuto, non lo stesso detenuto che aveva compiuto il loro reato, ma un detenuto che aveva compiuto un reato identico a quello, ecco, che le aveva fatte soffrire. E questo è per appunto il progetto. E tutte queste donne, molte di queste donne, le ha invitate a un progetto, il progetto Sicomoro. Sì. Perché si chiama così e
credo che c'entri appunto l'albero, sì, Zaccheo. L'albero Zaccheo che tenta di vedere questo Rabbi che passa, ma immaginando di essere non solo guardato ma chiamato per nome e con una richiesta: portami a casa tua, voglio venire a casa tua. E quindi è l'incontro tra una persona che non si sente degno di stare in società, come sono i detenuti, e invece un buono che anziché accusare perdona. E questo garantisce la guarigione delle proprie ferite? Questo garantisce la guarigione al 90% in tutti i progetti che noi abbiamo portato avanti, là dove la sofferenza è maggiore, là dove il dolore è maggiore, nell'incontro tra questi due dolori, perché il dolore non è buono o cattivo, è dolore. Incontrandosi paradossalmente questi dolori fanno guarire entrambi. Prima di arrivare a degli esempi concreti, proprio brevemente, per non dare nulla di scontato, sì, ci racconta come funzionano, perché c'è proprio un progetto che prevede 8 appuntamenti. 8 incontri. All'interno di un carcere, se di massima sicurezza è meglio, e ormai ci hanno spalancato le porte perché anche il Ministero ci ha dato il patrocinio, il Ministero di Giustizia. Noi incontriamo dei detenuti che accettano volontariamente di partecipare al progetto, non più di 10. A quel punto, quando sappiamo di che reato sono incolpati e per i quali sono stati condannati, noi cerchiamo le vittime che hanno subito reati analoghi. Naturalmente non sono vittime dirette. Capirlo, ad esempio, raccontando la storia di Pina. Chi è Pina? Pina è una donna che oggi è una donna sola, ma voglio dire rinata, il cui figlio è stato ucciso per un errore perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, figlio unico. Lui stava lavorando in un'impresa e i titolari dell'impresa sono stati fatti oggetto di un omicidio. L'assassino aveva finito le pallottole, però si è accorto che questo contabile, era il contabile dell'azienda, era in azienda, lo ha inseguito, questo ragazzo si era chiuso dentro, lo ha inseguito e lo ha finito a coltellate. Il papà è morto di dolore 11 mesi dopo, Pina è rimasta totalmente sola. Ma nonostante questo? Nonostante questo noi l'abbiamo invece incontrata. All'inizio lei non voleva partecipare al progetto Sicomoro e poi ha detto ancora per tantissimo tempo: non perdonerò mai. Invece la partecipazione al progetto l'ha cambiata, le ha aperto il cuore e la vita, è incredibilmente diventata la migliore amica dei detenuti che ha frequentato. In un modo bellissimo, anche qui, io la fermo perché sì, ce lo deve raccontare, cioè Pina... con questa rabbia, con questo dolore, è entrata lì dentro, se non sbaglio, se non ricordo male, ha detto: io preferirei avere mio figlio condannato al carcere pur di poterlo toccare. Sì. Lei si è avvicinata, eravamo intorno ad un tavolo così, e un detenuto raccontava la sofferenza della madre che va a trovarlo ogni mese, e lui diceva: era meglio essere morti, avrei risparmiato a mia madre questo dolore. Pina è intervenuta con veemenza, dicendo: no, io preferirei avere mio figlio qui condannato, vorrei toccarlo, e ha toccato il detenuto che era accanto a lei. In quel momento e questo scattato. Detenuto, questo tocco se lo è portato colpevole di un omicidio. E la settimana successiva, quando ci siamo incontrati, questo detenuto ha chiesto la parola per primo e ha detto, seduto vicino a Pino, ha detto: posso essere tuo figlio? Vieni a trovarmi, io vorrei essere tuo figlio e vorrei in qualche modo riparare. Avrebbe voluto dare un rene, avrebbe voluto dare un organo, non poteva dare neanche il sangue. Però in questo incontro sono guariti entrambi. E invece chi è Elisabetta? Elisabetta è la mamma di un ragazzo che a 15 anni, anche lui è stato ucciso per un incidente d'auto, ma è un omicidio stradale. E lei era arrabbiatissima, è rimasta arrabbiata per anni, al punto aveva perso la ragione, al punto che i suoi parenti, il marito, la sorella, l'altro figlio gemello che ha assistito alla morte del gemello, temevano per la sua vita, temevano che facesse qualche sciocchezza contro di sé o contro la persona che aveva ucciso il figlio. Anche lì noi abbiamo conosciuto Elisabetta e lei racconta, a distanza ormai di anni, è diventata la più grande intanto promotrice di Sicomoro, ma racconta che lei era in un tunnel e si attorcigliava e si arrotolava nell'odio. E invece poi ha visto come aprirsi all'improvviso questo tunnel, apparire la luce, lei è uscita e ha trovato la serenità. È un percorso incredibile quello che ci racconta Marcella Reni con grande naturalezza, perché non è soltanto il percorso di una difficile elaborazione che a tratti sembra impossibile, il lutto, ma anche ci sono tanti dati che confermano come insomma aiuti anche i detenuti a riparare, a ricucire in qualche modo le loro vite, ricordando anche che non hanno nessuno sconto di pena partecipando al progetto, e questo è abbastanza importante. Ecco, a volte perdere un figlio è il dolore più grande probabilmente, a volte sono i figli che restano senza genitori o perché orfani o perché insomma i genitori che hanno non possono, non vogliono prendersene cura, e a quel punto ecco che interviene Piera Moro, insomma intervengono i villaggi, sì, SOS. Sì. Allora,
L'altra peculiarità del villaggio SOS, che è molto bella, è che quando questi bambini raggiungono la maggiore età, voi non smettete di preoccuparvi di loro, tanto che insomma cercate di pensare al loro futuro, indirizzandoli. Sì, intanto devo fare una piccola precisazione, non è che i bambini arrivano nelle case famiglia e poi diventano grandi lì. Cioè, no, certo, ci non, sono percorsi rispettiamo di ritorno, molto bene la legge italiana sull'affido, per cui stiamo parlando di ragazzi che arrivano al villaggio che hanno 16, 17 anni, 15 anni. In un attimo poi, si raggiunge la maggiore età. Esattamente, si raggiunge la maggiore età e la gran parte dei servizi non hanno la possibilità poi di accompagnarli nell'età matura, nell'età adulta, chiamiamola così. E quindi la domanda è sempre quella, la mission dove sta, cioè dove siamo? Se siamo coerenti dobbiamo anche saper portare progetti e programmi che vadano al di là del limite. E quindi abbiamo ideato una cosa una cooperativa sociale dove i ragazzi sono loro soci fondatori e sono soci della cooperativa. Idea nostra, la cooperativa Pane Quotidiano è una delle azioni importanti. E non a caso lei ha portato del pane. Certo, le ragazze oggi mi hanno detto, portalo, è la festa delle donne, è la giornata delle donne. Questo è il pane della condivisione, si chiama proprio così perché è formato da piccoli pani dove insieme lo si spezza, tutti insieme, e ognuno si prende il suo progetto, piccolo pane. In che consiste? Il progetto consiste nel abbiamo ideato il forno, quindi ci sono ragazzi che fanno proprio il pane, fanno i panettieri, e ragazzi e ragazze che invece vendono il pane nelle panetterie. In questo momento ne abbiamo due, una in centro a Vicenza sotto la Basilica Palladiana e una invece in Viale Trieste dove siamo vicini al villaggio SOS. E questa sì è un totale di 12 ragazzi che stanno lavorando dentro a questa cooperativa. E questa è una bella opportunità e come vedete insomma non c'è un solo pane, ci sono vari pani. Alessandra, uno scrittore grande serbo-croato che è appena scomparso, che voglio ricordare, permettetemi di farlo, Predrag Matvejevic, direbbe che il pane veramente attraversa tutte le nostre vite con un grande significato spirituale. Qui rappresenta proprio il tuo impegno con Oxfam? Beh sì, perché il pane è vita e pensiamo che cosa significhi invece soffrire la fame. Una persona che soffre la fame non può fare nulla e noi dobbiamo ricordarci che nel mondo ci sono 785 milioni di persone che soffrono la fame. Una persona su 9 soffre la fame. E per una mamma cosa c'è di più terribile che vedere il proprio bambino, la propria creatura, soffrire la fame? Quindi il progetto di Oxfam è un progetto globale che vuole, si pone l'obiettivo nel 2030 di abolire la fame nel mondo, e attraverso l'impegno delle donne si stima che già se diamo la possibilità alle donne, per esempio, di accedere al credito, di accedere alla terra, ci saranno 150 milioni di persone in meno trasformandole in imprenditrici. E beh certo, sì, è quello poi che se potrò parlarne, ho visto appunto nella mia esperienza in Tanzania. Parleremo anche del numero che porti in petto. Questo sì, io sono stata lì già al dovere, sono qui che fremo. Non temere. Guardatelo, prendete nota e donate. Tanto la telecamera è inquadrato. Allora, abbiamo visto gli oggetti, lei signora Neni ha portato delle oste, perché? Il senso del pane si chiama il progetto. Alcuni detenuti, tra i tanti che hanno frequentato il progetto Sicomoro, nel tentativo di riparare, aiutati da un laboratorio, che è il Laboratorio di Arti e dello Spirito, ha messo su questa piccola fabbrichetta di ostie e da mani insanguinate, sono detenuti ergastolani, sono ancora lì e lì rimarranno a lungo, e da mani insanguinate invece nasce un pane, che è il pane spirituale. Queste ostie sono state anche portate al Vaticano ancora il 9 aprile del 2016. Sì, e Papa Francesco le ha anche poi utilizzate e benedette nella messa per i carcerati, nel giubileo per i carcerati. Eccola qui l'immagine. Ecco, e sono state mandate in tutti i continenti, tutti e cinque continenti. Questo è importante, e soprattutto con un'enfasi, un accento su quei continenti che vivono situazioni drammatiche di guerra. Sì, soprattutto queste sono state mandate in Medio Oriente, sono state mandate in Africa, proprio come simbolo di riconciliazione e di riparazione, perché nasce da mani che vogliono riparare. E questo è importante, Gabriella. Davvero molto bello. Lei poi è sindaco, non dimentichiamolo, Marano Vicentino. Così tanto per fare così, un'attività per trastullarsi un po'. E anche lì, si è data da fare, perché ha vinto il premio dei comuni virtuosi. Sì, che cosa ha combinato per vincerlo?
Ne vado orgogliosa per il mio paese, per i miei cittadini, perché non è un premio al sindaco, alla giunta o all'amministrazione, è proprio un premio ai cittadini. E come lo posso descrivere? È una collana, cioè ogni gesto, ogni azione che abbiamo fatto è una perla. Li abbiamo messi insieme e poi il fermaglio è diventato il premio, cioè non ce lo siamo sicuramente dato noi, ci hanno riconosciuto questa cosa. Diciamo che la cosa più forte che è emersa attraverso il premio, la motivazione del premio, è l'aver fatto partecipare i cittadini dentro alle scelte, dentro alle azioni. E questo si capisce che è la cosa che la rende più orgogliosa. Io, caro Massimiliano, oggi insomma, di donne parleremo parecchio, perché insomma, guardavo anche i risultati di una ricerca che ha fatto l'Istituto Piepoli, che insomma, diceva che nella percezione dei cittadini italiani l'idea che le donne sindaco, amministratrici siano più vicine al territorio, più capaci di produrre cambiamento, di risolvere i problemi dei migranti, delle famiglie, insomma è molto viva. La maggior parte degli italiani lo crede. È vero che lei ha anche rinunciato, e ora la chiamiamo sindaco, allo stipendio per una buonissima causa? Sì. Sì, credo che valga la pena di dirlo, perché qualcuno l'ha pensato come una medaglia che uno si vuole mettere, no? Per essere diverso. Non è così assolutamente. Noi avevamo un problema che era difendere l'acqua che sta sotto il nostro paese. Mentre ne parla, io intanto faccio una cosetta, sì. Mi alzo un attimo per fare... Tanto lei continui, non si preoccupi. Difendere sotto, una falda che dà l'acqua a 800.000 persone, quindi non una cosa una da falda poco. Importante. E in quel momento si era venuti a conoscenza che c'era uno sversamento in una discarica per inerti di codici che sommati tra di loro potevano diventare potenziali killer per i rifiuti particolarmente tossici. Esattamente. Chiariamolo. Sì, ma nella loro combinazione, certo, sostanzialmente. Certo, l'insieme dei rifiuti. Per cui in quel momento noi ci eravamo appena insediati e non avevamo i soldi per poter pagare un'agenzia, delle persone capaci di sostenere con una tesi fondata il fatto che questo diventava un problema. E allora ho messo lì tutto il mio stipendio. E ha usato il nome per tutto il tempo. Io l'ascoltavo. Io intanto alla chiedichella. L'ho sentito, Massimiliano. No, l'ho sentito benissimo. Ma io stavo un attimo indaffarato. Sì, sì. Perché pur in minoranza, voglio dire, mi sono trovato bene. Non è finita? No. Non prendere il dito con tutta la mano come sempre. Un omaggio di Giuseppe. Grazie. Ecco qui, grazie davvero. Ecco, ma come dire, lo faccio, mi pesa tanto, proprio, che soddisfazione. Mi pesa un po'. Che soddisfazione. Però lo faccio. Che gioia, devo ringraziare gli autori. A chi con me condivide da tre anni che questo bello, lavoro. Che bello. Lei è una fortuna immensa di avere me. Sono come fortunatissima. Lei sì, stai imparando tanto. Dovrebbe darlo lei a me, ma per una volta è fatto bastare per tutto l'anno. Diciamo, non è... Ma che bello, che garanzia. Comunque grazie Massimiliano, so che ti è costato uno sforzo, ma l'ho fatto. Però l'ho fatto, ti ho detto, però grazie, ho fatto davvero, per tutto grazie l'anno, davvero. Credo che non è così cattivo come sembra. Grazie a Piero Moro, grazie a Marcella Levi per essere state con noi. Alessandra Piano invece resta con qui. Noi. Devo fare la mia missione, c'è una bella. Perché continueremo, tra poco continueremo a parlare di donne speciali qui grazie. Siamo noi. Grazie, grazie. Complimenti, complimenti, veramente. Complimenti. Destino è segnato, cara Gabriella, circondato da donne. Vabbè, ma non è così male poi in fondo. Meglio di poi, te, guarda. Poi dura ancora mezz'ora, cioè non è così, cioè a tempo. Questa non l'avresti dovuto dire, te la passiamo, però, dai, perché oggi ti abbiamo circondato. Del resto oggi è 8 marzo, è come dire, il destino è segnato proprio per questo. Allora, vi presento i nuovi volti femminili, donne speciali, perché qui abbiamo avuto tutte donne speciali. Tutte donne speciali, che vi presento appunto Suor Donatella Alessio, delle Suore Francescane Elisabettine. Grazie per essere con noi. Intanto abbiamo donato anche alle nuove venute il nostro omaggio floreale. Grazie. Perché io sono proprio. Il mio l'ho perso. E qualcuno l'avrà venduto nel frattempo, chissà perché. E grazie anche ad Anna Maria Piscopo, mamma di Chiara e Federico. Grazie. Ed è rimasta con noi Alessandra Piano. Grazie per essere rimasta con noi. Tra poco parleremo di quel numero che abbiamo in petto. Certo.
importantissimo. Allora, io parto dalla mamma, parto dalla signora Piscopo, perché ci ha portato, ognuno di voi ha scelto un oggetto. Qui ce ne sono addirittura due. Sì, qui. A chi appartengono? Per par condicio abbiamo una fochina che è di Chiara, un occhione tanto diffuso tra i bimbi, questo... C'era questi bellissimi occhioni, sì. Vanno per la maggiore. E poi un dinosauro, perché il mio piccolino è un amante dei dinosauri e degli animali in generale. Quanti anni hanno i suoi bambini? Chiara ha 9 anni e mezzo e Federico 6 e mezzo. Quindi insomma piccolini. Allora, quello di mamma non è il suo unico lavoro. No. Che cosa fa? Io sono un ingegnere elettronico. Complimenti. Grazie. E lavoro da tanti anni, ormai in ambito spazio e difesa. E concilio la vita da mamma lavoratrice con quello appunto di mamma a tempo pieno quasi. Capisci, perché... Massimiliano? Beh, pure io sono padre e lavoro, non è che... Lasciamo stare, è tua moglie che doveva sedere accanto a me. Ma lei intanto che cosa ha dovuto rinunciare per seguire i propri figli? Allora, intanto da quando i miei bimbi ho richiesto alla mia azienda, che fortunatamente me l'ha accordato, un part time. E quindi io, diciamo, ho rinunciato ad alcune ore di lavoro, però in realtà, diciamo, lavorativamente parlando, mi impegno come se lavorassi full time. Con meno ore le donne riescono a fare il triplo, sì, diciamola pure. Ottimizziamo. Purtroppo però probabilmente tante volte si confonde, no? Le ore lavorative vengono, insomma... La quantità. La qualità. Esatto, non sempre vengono equiparate. Comunque, per me è stata una rinuncia, diciamo, semplice, perché ho deciso comunque di seguire i miei figli. Io sono abbastanza accentratrice, mi piace avere esserci, il controllo della situazione. Suo marito è contento, lo vediamo lì sorridente. Sì. Quindi... Sì, lui ha l'impegno di accompagnarli la mattina a scuola, dopodiché... Che è già tanto, eh? Che è già tanto. Nel frattempo io sono già sulla via per il mio posto di lavoro. E poi, insomma, sono... Tutto il resto si incastra. Tutto il resto si incastra, sì. Suor Donatella ha portato con sé un rosario. Voi direte, certo, è una suora. Ma attenzione, questo rosario è legato ad un'esperienza molto, molto particolare, di cui tra poco parleremo. Non vi vogliamo svelare di più. Intanto, però, vi svegliamo che Suor Donatella può raccontarci l'esperienza di aver visto crescere diversi bambini, molti bambini, pur non avendo avuto l'esperienza della maternità. Ma di che bambini stiamo parlando? Allora, sono bambini particolari in due sensi, bambini malati, perché io ho lavorato al Caritas Baby Hospital di Betlemme, quindi in Palestina, e appunto bambini palestinesi. Questo è l'unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina, per cui l'utenza ha un numero abbastanza impegnativo sulle 40.000 visite ambulatoriali all'anno e sui 4.000 ricoveri all'anno. Quindi bambini soprattutto con patologie di tipo medico, che non avrebbero avuto altra possibilità o opportunità di cura se non il Caritas Baby Hospital, perché lì a Betlemme, come in tutta la Palestina, le cure sanitarie sono a pagamento, mentre lì da noi non lo sono. Nato da un prete svizzero, sì. E da un incontro drammatico. Esatto, nato da padre Ernest Niedrig, un sacerdote svizzero. E proprio la notte di Natale, dove lui era stato mandato dalla Caritas svizzero-tedesca per vedere che cosa poter fare dopo la guerra del 47-48 che c'è stato tra Israele e Palestina, ha visto da lontano un papà che stava facendo una buca in un campo profughi, si è avvicinato, ha chiesto come mai stava facendo questa buca, e la risposta del papà è stata: mi è appena deceduto mio figlio, lo voglio seppellire. Padre Ernest si è detto: no, com'è possibile che a Betlemme, dove Dio si è fatto bambino, ci siano bambini che muoiono senza cure? Devo fare qualcosa. E da lì è nato, prima da due stanze e poi è diventato un ospedale completo. Allora, prima di continuare a raccontarvi le storie delle nostre ospiti, vogliamo presentarvi ancora un'altra donna speciale, sì, perché ce ne sono tante. Anche lei non ha mai avuto figli, eppure vedrete ne ha fatti nascere tantissimi. Si chiama Maria Pollacci, ha 93 anni, vive a Pedavena, dunque siamo nel bellunese, è ostetrica, in tutta la sua carriera ha fatto nascere la bellezza di 7.643 bambini e il numero è destinato a crescere. Noi con Caterina Dall'Olio siamo andati a trovarla e ci siamo fatti consegnare i ricordi di una vita. Si chiama Maila, è nata il 23 dicembre del 2016, ha aiutato, come dice Maria, a farla venire alla vita, vero? Sì.
La signora è stata veramente molto brava, ha collaborato bene assieme al suo marito, molto carino anche lui, gli è stato vicino. E la bambina è venuta al mondo bene, è stato un bel parto. Questa volta per la terzogenita abbiamo deciso di provare con il parto in casa, infatti è stata una bellissima esperienza proprio. E ci vuole appunto l'assistenza di qualcuno che abbia esperienza ovviamente, e Maria su quello sapevo di non aver dubbi. Quanti bimbi ha fatto nascere? 7.643. Il primo ha 72 anni e l'ultimo ha è nato il giorno dopo di Sanremo. Questi sono tutti i giornali che parlano di me. La nonna, dopo, quando stavo per venire via, disse: oh, sarebbe bello domani sera presentarlo al pubblico di Cles e lei magari entra nella gabbia dei leoni. E io sono entrata tranquilla, perché chi mi dava la sicurezza era il bambino, perché dicevo: mai più la mamma mi manda a sbranare il suo bambino e il papà. E allora io ero tranquilla, se non che a un certo punto la leonessa viene giù dallo sgabello. Ecco Pietro, nato il 3 gennaio. Tanti mi dicono anche in paese così, ecco la mia seconda mamma. Ed è veramente una grande emozione. Questo qua è del 45. Serve per ascoltare il battito. La cosa più bella del mio lavoro è che vedere nascere un bambino che ti guarda e te lo senti vicino. Io me le coccolo tutti i miei bambini che assisto, e quindi è una gioia così immensa che uno che lo sente veramente la professione non può dimenticarla. Grazie a Caterina Dall'Olio, che ha intervistato quella che è davvero l'ostetrica d'Italia, perché va detto, Massimiliano, che anche Caterina, la nostra Caterina, è una donna di gran valore, perché questo lo diciamo veramente con orgoglio, perché le è stato appena attribuito un premio giornalistico importante, il premio Biagio Agnes nella categoria giovani under 35, per i suoi reportage, per le sue interviste su temi di attualità sociale, politica, realizzate per TV 2000, ma soprattutto siamo felici di sottolinearlo qui per Siamo Noi, e siamo veramente tutti orgogliosi di lei. Brava Caterina, brava. Continuiamo a raccontare la storia di Anna Maria. Allora, ci siamo fermati alla nascita della sua prima figlia, di Chiara, e quindi alla sua richiesta all'azienda del part-time. Che cosa ha significato per lei lavorare part-time? Cosa è cambiato? Dunque, sicuramente una rinuncia a una possibile carriera, perché probabilmente, diciamo, in Italia, e sottolineo in Italia, la qualità e la quantità non sempre vanno di pari passo, l'abbiamo già detto, mi dispiace sottolinearlo, ma è così. Tante volte, diciamo, concentrare in 6 ore lavorative quello che normalmente può essere fatto in una giornata lavorativa, certo, di 8-9 ore sembra, diciamo, quasi riduttivo, però in realtà non lo è, perché si cerca sempre di fare il massimo. Però io sono assolutamente diciamo, tranquilla della scelta che ho fatto, perché era quello che desideravo. I miei figli cresceranno e magari un giorno potrò tornare alla mia attività. Sono comunque una persona giovane e il mondo del lavoro, voglio dire, mi apre tante possibilità, e quindi nessuno... Alessandra, quello che ci sta dicendo, no, ci riporta a un fatto che è incontrovertibile, cioè
In Italia la conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro è ancora un problema. Prova ne è il fatto che nella maggior parte, per esempio, dei paesi del nord Europa c'è un alto livello di occupazione femminile, le donne lavorano bene, e un'alta natalità, le donne fanno anche figli. E sono più aiutate, ci sono più strutture e preso più in considerazione il ruolo della donna che lavora nella realtà, cioè nel senso non a parole, a proclami, ma nei fatti. E questo è un esempio di piccolo eroismo quotidiano, perché questa deliziosa fanciulla ci sta dicendo che con una laurea, presumo anche molto difficile da prendere, con ingegneria, un grande impegno per, insomma, per laurearsi, per avere il lavoro che amava, con l'altrettanta forza e determinazione dice: vabbè, ho rinunciato, così lo dice tranquillamente, a una probabile carriera, perché così, tra l'altro anch'io ribadisco che secondo me è meglio lavorare 6 ore concentrati che non 9. Anche perché le ore passate alla scrivania non corrispondono necessariamente con i risultati. C'è questa tendenza, tra l'altro siamo fra i popoli che tendono a stare di più sul lavoro, mentre gli uomini, forse per fuggire dalle responsabilità domestiche, sto dicendo una piccola cattiveria per non tornare a casa, si trattengono di più, non è una cosa che noi lavoro, si trattengono spesso, di più, le donne, ecco, lo notiamo. In questo, secondo me, le donne hanno una marcia in più. Redazione. Le donne hanno una marcia in più, perché molto spesso rinunciano a potere, a prestigio, sì, e lo fanno così, senza tanti proclami, lo fanno, punto e basta. E quindi, insomma, tutta la nostra ammirazione. E anche la vocazione di Suor Antonella, di Suor Donatella, arriva prestissimo, a 17 anni. Primo incarico, assistere i malati terminali di AIDS in 2 lebbrosari in Africa. E già solo per questo lei merita la medaglia di donna di valore. Però mica finisce qui la sua storia. Arriviamo al 2004, lei giunge appunto in Palestina. Cosa la porta in quella terra così delicata? Ma come religiose noi abbiamo 3 impegni davanti al Padre Eterno e davanti anche alla Chiesa, i voti. E uno di questi è il voto di obbedienza, dove attraverso i superiori noi ci portiamo lì dove c'è bisogno. Per cui la mia congregazione, visto che da Padova, dove appunto avevo lavorato con i malati terminali di AIDS, c'era bisogno di me in quell'ospedale pediatrico in Palestina, anche per il titolo di studio che avevo. E quindi non ho fatto altro che obbedire alla volontà di Dio, che dopo è stata anche un po' la mia volontà, perché mi è piaciuta la cosa. Come l'ha fatto è il fatto interessante. Io qui vorrei ribadire qualcosa che forse oggi rischia di restare in sordina. C'è un altro nesso importante che oggi al Quirinale peraltro è stato ben evidenziato, che è il rapporto tra le donne e la pace. Penso a premi Nobel come Madre Teresa di Calcutta, penso a Malala, penso a Rigoberta Menchú, insomma le donne sono spesso promotrici di pace. Allora, quello che lei ha fatto al Caritas Baby Hospital di Betlemme ha molto a che fare con la pace, tant'è che Benedetto XVI, visitando quella struttura, lo definì oasi di pace e di serenità. Allora, spieghiamo al nostro pubblico, non dandolo per scontato, perché un'oasi, che cosa accade tutt'oggi in Terra Santa e soprattutto, insomma, in quei territori, la Cisgiordania? Sì, all'interno dell'ospedale lavorano sia cristiani che musulmani. E la collaborazione tra di loro è una collaborazione molto molto bella, e una solidarietà molto ampia, una comunione molto forte, e all'interno anche del cristianesimo ci sono varie confessioni, per cui l'ospedale è riuscito a integrare appunto questi aspetti e diventare un'unica famiglia. Quando Papa Benedetto è venuto nel 2009 ha assaporato proprio questa atmosfera di familiarità e di grande unità tra che le persone. Che è una cosa, come lei ci sta giustamente evidenziando, molto rara. Pensate che per molti di questi bambini, per i loro genitori, perfino arrivarci all'ospedale, certo, è un'impresa difficile, insomma bisogna attraversare i checkpoint, esatto. C'è la realtà di un muro che, insomma, certo, è stato costruito, che separa l'Israele dalla Palestina, e lei contro le armi e soprattutto contro i muri che dividono i cuori prima che i luoghi fisici, come accennava Massimiliano prima presentandola, imbraccia un rosario, sì, e insomma lo ha imbracciato pregando piuttosto a lungo, proprio lungo il muro. Sì, noi l'abbiamo sempre definita come la nostra intifada pacifica,
E nell'intifada i palestinesi gettano le pietre e noi spariamo Ave Maria. In alto, questa è la nostra arma. E crediamo nella preghiera, l'abbiamo sempre fatto. Papa Francesco diceva che la pace è sì una questione umana, ma soprattutto è un dono di Dio che va chiesto in ginocchio. Ecco, noi ogni venerdì, ormai dal 2004, andiamo a recitare il muro, proprio vicino al checkpoint 300 di Betlemme, avanti e indietro, finché terminiamo i cinque misteri del Rosario, proprio con questa intenzione. E perché si abbattano i muri che sono prima di tutto nel cuore di chi ha il potere di decidere sulle sorti della pace in quella terra e anche di abbattere i nostri muri, perché noi non siamo esenti da queste realtà e quindi l'Ave Maria per noi diventa una modalità proprio per chiedere al Signore di aiutarci in questa nostra intifada. Ecco, muri, posti di blocco, checkpoint, dicevamo prima, che poi possono impedire anche ad un bambino, ed è successo, che deve essere sottoposto ad un intervento delicato, di non arrivare in tempo in ospedale, no? Esattamente. Serve anche per questo il Rosario. Sicuramente, sicuramente. E siamo partiti proprio per questo, perché ci siamo accorti che all'inizio il muro bloccava le ambulanze o l'ambulanza doveva aspettare l'ambulanza israeliana per poter fare il trasferimento. Per cui ci siamo chieste cosa possiamo fare noi di fronte a questo mostro che andava costruendosi giorno dopo giorno. Ovviamente non potevamo intervenire a livello di politica perché la cosa era molto più alta di noi e abbiamo creduto appunto che la preghiera potesse essere l'unica opportunità, l'unica arma che avevamo a disposizione. Con quella preghiera avete fatto molto, avete contagiato anche molti. Poco distante da un checkpoint, quindi sotto tiro spesso. Avete mai avuto paura? Soprattutto quelle armi si sono abbassate a volte, insomma, sì, riconoscendo il potere di quella preghiera? Sì, soprattutto all'inizio, quando appunto i soldati non ci conoscevano, avevano paura che facessimo qualche manifestazione di tipo politico. Più volte mi sono trovata con l'arma, con il mitra carico, e proprio puntato addosso a me. Però mostravamo il rosario e dicevamo che quella era la nostra arma e che la nostra chiesa poteva essere anche una strada che costeggiava il muro. E poi è successo che Papa Francesco arriva lì nel 2014 e prega proprio vicino al muro. Che cosa ha significato per voi? Ma sicuramente è una sottolineatura molto forte nella nostra preghiera. Papa Francesco ha riconosciuto in quel muro un po' il muro del pianto dei palestinesi. E questo ci ha permesso anche noi di darci più forza, di darci anche più speranza, nonostante la situazione politica di giorno in giorno andava peggiorando. Una speranza che lotta contro ogni speranza, ma che per noi cristiani è d'obbligo. Alessandra, insomma, le donne sono rivoluzionarie. Beh sì, no, non c'è questa dubbio. Piccola donna, io parlo della statura, che parlava, sì, un mitra puntato, ma noi avevamo un rosario, quindi No, sono Chapeau. Proprio rivoluzionarie, anche Oxfam crede che lo siano, sì, crede che siano il motore del cambiamento. Perché sono il motore del cambiamento le donne? Beh, perché sono madri, perché sono nutrici, perché comunque purtroppo nei paesi molto poveri sono ancora molto discriminate, quindi non potendo avere gli stessi diritti degli uomini non possono accedere al credito, non possono accedere alla terra, però noi possiamo, lo posso dire adesso a questo punto, possiamo donare 5, 2, 8. No, ripetiamo che allora, la Gabriella si è sovrapposta. 4, no, perché 5. Voglio dirvi, così li aiutiamo, sfidiamo noi, tutti, donne e uomini, alla fame. 4, 5, 5, 2, 8, potete mandare un sms solidale di 2 euro, oppure addirittura dal fisso, io so che questo è un pubblico generosissimo, potete mandare 5 o 10 euro. Con questi soldi, ecco, concretamente, voi darete sementi a una famiglia per le coltivazioni, con 5 euro potete dare delle galline a una famiglia, con le galline vogliono dire carne e uova, con 10 euro strumenti addirittura per la coltivazione. Ed è incredibile come possiamo fare noi, con un semplice gesto, possiamo fare una grande differenza. Possiamo fare 4, la differenza. 5, 5, 2, 8. Per favore, perché tra l'altro io ormai ho ingaggiato una gara con le mie amiche di Oxfam e quindi sono la più fanatica. Dopo ogni appello chiamo e dico quanto ho fatto, ce l'abbiamo fatta. Ed è una sfida, sfidiamo la fame, ma sfidiamo anche la generosità.
generosità del pubblico a casa, perché è un momento duro per tutti e ho potuto veramente constatare quanto l'Italia sia un popolo generoso. Questa è una TV etica e io spero che il pubblico ci aiuti. Perché, amici telespettatori, non fateci fare brutte figure, perché davanti a questo appello bisogna darsi da fare, mi raccomando. 45528, qui è Rosario e numeri telefonici. È una mamma che ha rinunciato alla sua carriera. Sono tutti valori importanti ed è importante anche parlare di questo. Prima, per esempio, è stato... Tu hai un debito anche nei confronti di una donna che hai incontrato, africana? Ma io ho debiti nei confronti di tutte le donne che ho incontrato della Tanzania, perché mi hanno raccontato delle storie incredibili e queste donne mi abbracciavano. In fondo io arrivo da una vita da privilegiata, da un paese, sono nata per mia fortuna in un paese ricco, eppure mi abbracciavano perché mi vedevano e mi vedevano come rappresentante Oxfam. E ero come una loro sorella a cui raccontavano i loro sogni e tutto quello che avevano realizzato grazie ai soldi, alle donazioni che avevano avuto di Oxfam. Tutte storie diverse, da quella che da contadina era diventata piccola imprenditrice perché aveva potuto durante il tempo che aspettava la coltivazione fare tappeti, saponi, eccetera, a quella che aveva imparato ad avere i suoi diritti sulla terra e quindi aveva creato proprio un movimento, insomma, di altre donne. Insomma, c'è tutto un movimento di donne che sono la speranza di quel continente. Poi, se posso dire una cosa buffa, ero molto stupidamente preoccupata del look, perché dicevo l'immagine, alla fine delle riprese morivo da ridere con le cooperanti Oxfam, diceva sembrava una capra e dicevo ma chi se ne frega. Suor Donatella, allora, Suor Donatella ci ha detto che ha pregato lungo il muro in Palestina, adesso non è più in Palestina, ma quella sua esperienza se l'è portata dietro, perché da dicembre segue gli immigrati che arrivano, spesso sono musulmani, a Reggio Calabria. Allora, io sono sicura che la Palestina le manca, però vorrei chiedere, lo so che in pochi istanti siamo in chiusura, è una domanda veramente difficile, ma come si fa, l'ho posta anche a un'altra suora che lei conosce, Solalicia Fagas Moro, che in Palestina è stata molto attiva, a non perdere la fede e la speranza in un luogo così difficile davanti a così tante quotidiane ingiustizie? E la preghiera ci aiuta sicuramente e il vedere il tanto bene che c'è. A volte l'occhio guarda più su quello che non c'è, sul male. E forse dobbiamo imparare anche a guardare un po' in alto e accorgerci che c'è tanto, tanto bene in Italia, ma anche in tutto quanto il mondo. Per cui i nostri occhi guardano oltre. Assolutamente sì. Bellissimo. Grazie, Suor Donatella. Grazie a voi. Grazie a Maria Biscova. Nessun pentimento sulle scelte. Assolutamente nessuno. No. Un impegno sociale. Nessuna marcia indietro. E grazie, Alessandro. Grazie. Va bene. Allora. Sta per arrivare il momento dell'albero del bene comune, dei nostri piccoli grandi eroi del bene comune. Gabriella, raccontaci un po'. Sì, Massimiliano, oggi gusteremo pranzi, colazioni davvero speciali all'ombra dell'albero, e non solo perché sono stati fatti, preparati con ingredienti genuini, ma soprattutto perché sono conditi di grande speranza, quella che l'Italia deve, e secondo noi di Siamo Noi, può assolutamente ritrovare. A tra pochissimo. Bentornati a Siamo Noi. Oggi qui all'ombra del nostro albero del bene comune gusteremo pranzi, colazioni davvero speciali, e non solo perché per preparare questi pasti le persone che tra poco incontreremo hanno utilizzato degli ingredienti veramente genuini, ma soprattutto perché a questi ingredienti hanno aggiunto una buona dose di speranza, un pizzico, ma più di un pizzico, di creatività e una spolverata di desiderio concreto di inclusione. Allora, per raccontarci questa storia che parla di cibo, ma soprattutto rappresenta una pratica sociale che possiamo rendere davvero contagiose, io faccio entrare la chef Viviana Lavatelli. Ben arrivata Viviana. Allora Viviana, io spulciando le sue carte ho letto che lei fin da piccola aveva già le idee chiarissime, aveva deciso, mamma casalinga, papà tecnico, quindi nessuno in famiglia faceva questo lavoro, che sarebbe diventata chef. Sì.
Sì, è sempre stata una passione grandissima. Una cuoca forte anche del fatto che ero una ragazzina creativa, amavo suonare il pianoforte, fare cose con le mani. Poi gli studi sono andati in un'altra direzione. Ecco, perché infatti non è stato un percorso proprio lineare, è passato attraverso una formazione di diverso tipo. Di diverso genere, cioè? Sì, perché praticamente mi sono diplomata a 21 anni a quello che oggi corrisponderebbe alla laurea di primo livello in scienze dell'educazione. All'epoca non c'era ancora. Quindi l'obiettivo era sempre quello di dare una mano agli altri. Sì. Ecco, sì. Aiutare gli altri, mettere i suoi talenti a disposizione. Da dove nasce questo desiderio? L'ha respirato in famiglia? Erano i suoi amici? Io credo che fosse una cosa che ho proprio sentito dentro sin da piccina. Quindi quando è stato il momento della scelta, del cambio di scelta professionale, mi sembrava di fare un grandissimo salto, di abbandonare anche parte del mio percorso professionale a cui avevo dedicato tanto tempo. Poi una grandissima amica e maestra di vita, Nadia, mi ha detto sì, guarda che in fondo non cambi molto, perché sempre di nutrire le persone si tratta. Puoi fondere le due strade, la cucina e la possibilità di aiutare gli altri. Esatto. Il progetto che la sua amica ventennale le ha prospettato ha un nome molto bello, Luna Alpina. Sì, che progetto era? Luna Alpina in realtà è la fattoria creativa e didattica. Che è la base, che il punto di partenza di tutto. Esatto, il punto di partenza che nasce nel 2009 nei Colli di Triangia. È una fattoria didattica che ha messo a disposizione la sua azienda agricola per creare laboratori per i ragazzi, laboratori per i volontari sia internazionali che nazionali, i woofer per persone di categorie protette, persone che avevano bisogno di aiuto. Per immigrati anche. E anche per immigrati. I rifugiati arrivano in un secondo momento quando si viene contattati dalla prefettura, ecco. Per cui Luna Alpina inizia a fare accoglienza di richiedenti asilo. Un passaggio importante, qui manca un tassello, vorrei che ci spiegassi dove siamo esattamente fisicamente, in che Giusto. Regione, in che luogo. Siamo in Lombardia, a Sondrio, io ho detto sulle colline di Triangia, ma in realtà sopra Sondrio. E quindi Valtellina. In Valtellina, sì, esatto. E dopo questa esperienza dal 2009, l'anno scorso Nadia Lotti, che è un vulcano di idee. Bella, cioè, la generosità con cui lei continua a attribuire la sua amica. Sì, mi contatta perché ha questa idea di fondare un bio bar con cucina naturale annessa. Però si rende conto che non vuole più fare una sorta di associazione cooperativa, vuole proprio creare un bar vero con ristorazione che sia concorrenziale e competitivo con tutti gli altri bar e ristoranti. Ecco, un bio bar saldamente ancorato al territorio, ma anche a quella realtà di cui abbiamo parlato, quella fattoria sociale che nel frattempo tanto è cresciuta anche all'insegna dell'accoglienza, Luna Alpina. Ecco, questo bio bar adesso dove si trova? Perché il bio bar è stato realizzato. Si trova a Sondrio, in via Mazzini 7, vicinissimo alla stazione, quindi in pieno centro. E, tutto il progetto è partito a giugno 2016. Ci siamo Quindi è sedute, molto recente. È recentissimo. Abbiamo aperto le porte il 24 ottobre. Sono quattro mesi che lavoriamo. Sempre pieno? Sempre pieno, a volte sì, a volte no. Che piatti preparate? Allora, i nostri piatti, noi abbiamo fatto una scelta molto, come dire, etica a 360 gradi. Abbiamo deciso di essere etici nei confronti delle persone che ci lavorano, etici nei confronti delle materie prime che usiamo, etici nei confronti del pianeta, quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di ristrutturazione a cui hanno partecipato anche i ragazzi. Sì, che vedete nelle foto. È bellissimo perché è proprio un esempio di partecipazione, di comunità. Tante persone hanno preso parte a questa ristrutturazione. Esatto. Attingete alla tradizione, quindi anche con delle ricette della tradizione. La Valtellina è una terra bellissima, esatto. Piena di queste Abbiamo storie e ricette. Abbiamo creato una linea di cucina particolare perché noi lavoriamo soprattutto sul mezzogiorno, anche se adesso ci stanno chiedendo anche la sera, quindi stiamo formando
una nuova persona per fare le sere. Abbiamo creato questa linea di cucina genuina, calibrata, nutriente, che prepariamo tutte le mattine da zero. Quindi ogni giorno questi due piatti, il piatto colibrì variano, e il piatto original, in cui abbiamo un po' giocato sulle sulla parole, tradizione. Sulla tradizione, ma le facciamo Luna Style, sono piatti che noi prepariamo freschi, senza usare additivi, senza usare... Ecco, quante persone pronti oggi lavorano da voi? Oggi siamo in 10. 10 persone, di cui quanti rifugiati? La metà, 5 sono richiedenti asilo, rifugiati, e 5 ragazzi giovani o persone che avevano bisogno di... Vanno d'accordo tra loro? Avete creato un piccolo modello di integrazione? Questa è una grossa... è stato un bel percorso, perché in questi 4 mesi i ragazzi hanno fatto formazione con me, hanno imparato a conoscersi, vengono da paesi completamente diversi, a volte parlano lingue completamente diverse, però veramente quello che tutti ci dicono è che quando si entra al biobar La Buona Luna si respira quest'aria di serenità e accoglienza. C'è una squadra, è nata sì, una squadra, esatto. E noi abbiamo spedito immediatamente le nostre telecamere a conoscerla, questa squadra. Abbiamo pensato di aprire un servizio aperto al pubblico dove portare avanti un po' la filosofia di Luna Alpina, e quindi anche del rispetto della natura, dell'utilizzo di materie prime biologiche o se perlomeno di coltivazione locale. Infatti a Luna Alpina coltiviamo soprattutto i cereali autoctoni per preservare un po' le colture locali, e coltiviamo ortaggi con dei metodi comunque naturali. In tutte queste attività collaborano i nostri ragazzi per imparare il lavoro. Io sono arrivato in Italia un anno e 7 mesi. Noi coltiviamo segale, anche mais, anche verdura, anche patato, tanti. Questo progetto ha insegnato tanto il lavoro, anche la lingua italiana. Riteniamo che sia un progetto anche molto valido dal punto di vista sociale, ecologico e di equità, perché questi ragazzi qui stanno imparando delle cose, si sentono riconosciuti, hanno un ruolo e si sentono che sono una risorsa, non un peso sociale. I clienti che vengono da noi apprezzano questo tipo di scelta e ci tornano, apprezzano la qualità dei prodotti, perché sinceramente abbiamo un'offerta che non è così comune trovarla, e tutti i prodotti sono tutti lavorati da noi, non usiamo niente di prodotti industriali già preparati. Quindi dalla mattina i nostri cuochi tagliano le verdure, i cereali, li mettono a mollo, e tutto preparato al momento. E questo il cliente lo apprezza, quelli che tornano da noi perché sanno apprezzare queste nostre scelte. Contentissima che ci sia a Sondrio questa nuova realtà ed è l'offerta e l'opportunità che offre a tutti noi valtellinesi di Sondrio, soprattutto dalle colazioni naturali, qui la cucina è bionaturale, i pranzi sono ottimi, calibrati, ben digeribili, sono sia vegetariani che vegani, quindi offrono entrambi la possibilità di scelta. Abbiamo arredato tutto questo locale con materiali che abbiamo trovato, quindi i tavoli sono stati tutti realizzati con piccoli vetri che abbiamo tagliato e incollato facendole dei mosaici, le sedie sono state rivestite con dei cuscini cuciti tutti da loro, anche gli arredi, i mobili li abbiamo fatti tutti noi con i ragazzi. L'abbiamo vista, Viviana. Allora, uno dei ragazzi che lavora al Bio Bar ci ha raggiunto. Io do il benvenuto a Baba Camara. Grazie. La Baba
Arriva da lontano, perché tu, Baba, sei nato in Senegal. Poi, quando avevi 16 anni, hai deciso di partire verso la Libia. Perché? Perché io in Senegal vivevo con la mia zia. Poi dopo, prima tutto era a posto, cioè andavo a scuola. Poi dopo, 2-3 anni dopo, ha iniziato a cambiare un po', come si chiama, l'atteggiamento. L'atteggiamento tra noi. E poi dopo ho deciso di andare dalla mia mamma che era in Libia. Perché prima. La tua mamma si trovava in Libia ed era partita prima, sì, di te. Sì, dal 2009 che è stata lì in Libia, lavorava lì. E sono andato da lei e poi sono stato da lei e mi ha detto torniamo indietro. E... Senti Baba, quello che tu hai intrapreso è un viaggio molto duro, molto lungo, anche pericoloso perché insomma avevi 16 anni, eri un ragazzo, un adolescente e lì c'è il deserto insomma. Senza i tuoi parenti più stretti, da solo, che ricordi hai di quel viaggio oggi, che te lo sei proprio lasciato dietro per fortuna? Veramente non posso dire che ho avuto dei belli ricordi, cioè... Non la cosa più dura per te qual è stata? Nel deserto sono stato senza mangiare, non mi preoccupava, ma c'era l'acqua che mi preoccupava. Sono stato 2 giorni senza mangiare, cioè c'erano... I miei fratelli, cioè, sono tutti africani, eccetera, ma non mi aiutavano, quindi... È stata durissima, hai dovuto contare sulle tue forze. Quanto è durato il viaggio? 5 giorni nel deserto. 5 giorni nel deserto, noi non possiamo neanche immaginare, hai avuto paura? Veramente sì, ho avuto un po', sì. Dopo un po' arrivi in Libia, raggiungi la mamma, però tua mamma decide di tornare a casa, di tornare in Senegal... Tu invece desideravi fortemente venire in Europa, quel viaggio al contrario non volevi farlo. No, prima avevo deciso di andare con lei, ho detto ok, poi dopo torniamo indietro. E sono stato 5 mesi con lei in Libia e ho conosciuto dei ragazzi. Poi dopo mi dicono, ci sono dei ragazzi che dicono torniamo indietro, dobbiamo andare, torniamo nel nostro paese. Ma non tornano indietro, non riescono perché muoiono nel deserto, li uccidono, eccetera. E un amico mi ha detto, se vuoi io ti faccio andare più avanti. Io gli ho detto, vabbè, ma dove? Mi ha detto, in Europa. Ho detto, preferisco morire nel mare che nel deserto, allora. E hai deciso di affrontare questo viaggio, di arrivare in Europa. E quel viaggio l'hai intrapreso. Com'è andato quel viaggio? Tra l'altro tu sei partito... insomma sei partito in corsa, non hai potuto dirlo alla tua mamma perché non ti avrebbe permesso di partire. In realtà l'ho mentito alla mamma, ho detto vado da mio amico per 2 o 3 giorni poi torno come lo faccio al solito. Mi ha detto ok vai torni. Sono andato 2 giorni e c'era la barca e sono partito così fino a Milano. L'ho chiamato, mamma scusami ma sono a Milano. Ce l'hai fatta ad arrivare, ecco, un viaggio comunque che ha, ovviamente ha contemplato delle tappe diverse, delle tappe a Lampedusa e poi insomma finalmente a Milano da cui è partita questa telefonata a mamma. Come ti è parsa l'Italia appena sei arrivato e ti mancavano gli affetti che ti sei lasciato dietro, ti mancava tua mamma? Mi manca sempre, cioè veramente. Sì. Però hai sentito che insomma c'era un futuro di fronte a te in Italia. Sei arrivato a Sondrio, hai incontrato delle persone che ti hanno aiutato. Sì, prima sono arrivato a Bormio, ho incontrato le persone, cioè non fanno differenziazione tra le colori, eccetera. Mi hanno accettato come fratello, eccetera, e ho vissuto con loro dei belli momenti, cioè, anche a Sondrio. Che vivo adesso a Sondrio e sono veramente contento. Cioè, per... L'entusiasmo, la contentezza ce la fai vedere dallo sguardo e a questa contentezza si è aggiunta anche l'orgoglio di questo lavoro, prima la fattoria sociale e poi al biobar? No, io ho iniziato direttamente con il biobar. Tu direttamente al biobar? Sì. Ti piace questo lavoro? Che cosa fai? Qual è la tua responsabilità? Cioè l'aiuto cuoco, aiuto in cucina e... Sei portato per questo mestiere? Viviana, come l'avete scelto? Molto. Avete intuito che aveva è molto portato, è molto bravo e si impegna veramente tanto. Quando lui ha iniziato la formazione sapeva pochissimo, Baba pochissimo della professione dell'aiuto cuoco e del sous chef.
Lui impara veramente con una velocità incredibile. Sì, allora andiamo a vedere, perché voi ci avete portato dei prodotti. Prodotti che vengono utilizzati al biobar, tu li utilizzi per cucinare, Babba. Andiamo dietro al tavolo, andiamo insieme. Intanto, Babba, mi devi dire se ti trovi bene con i colleghi. Prima abbiamo parlato di squadra, ma io voglio sentirlo da te. Cioè, siete veramente una squadra? Certo. Affiatata? Bene. Allora, che cosa ci avete portato, Viviana? Allora, due parole sulle materie prime, perché anche quella è stata una scelta etica. Noi abbiamo scelto scegliamo o materie biologiche o materie a chilometro zero per favorire i piccoli produttori della Valtellina, oppure laddove dovevamo scegliere dei prodotti che non erano di origine italiana, come il caffè o il cacao, abbiamo scelto prodotti ecosolidali di altissima qualità. Ed eccoli qua, e questo fa la differenza. Senti Viviana, mi piacerebbe capire, non c'è moltissimo tempo, però diciamo c'è molta paura purtroppo nei confronti dell'accoglienza, no? E poi ci sono tante esperienze positive come la vostra. Questo biobar ha fatto sì che la gente di Sondrio entrasse, riconoscesse e apprezzasse le loro capacità di cuochi, li vedesse al lavoro e insomma... Tra tante persone diverse nascessero proprio amicizie. Ma guarda, sicuramente Babba tra l'altro si sta trasferendo a Sondrio, vive a Sondrio perché ormai lavora lì, ha creato e stretto legami. Sicuramente Sondrio ci sta conoscendo, quindi comincia perché è solo 4 mesi che siamo aperti. E chi entra veramente resta... esterefatto, non mi viene un'altra parola. La cosa a cui noi teniamo veramente è arrivare all'autosostenibilità, perché vorremmo che questo diventasse un progetto pilota per altre realtà. A noi piacerebbe. Ma soprattutto che loro diventassero i futuri formatori dei nuovi ragazzi che hanno bisogno di trovare lavoro, inserirsi, integrarsi. A naso vedendovi il prossimo anno all'Albero del Bene Comune ce lo raccontate che state formando nuovi ragazzi. Andate lì che vi faccio la foto. Okay. Eccoci, riaccomodiamoci qui. Allora, siamo proprio in chiusura, l'esperienza del biobar è molto bella, lei ci ha detto, Viviana, quanto è importante dare a loro degli strumenti perché viaggino veloce verso il futuro. Babba, che cosa desideri di più per il tuo futuro, il tuo più grande desiderio? Affidiamolo alle telecamere. Che continuare a fare, lavorare in cucina, e come si dice, fare l'agricoltura. E crescere gli animali, come fare e anche occuparsi degli animali, perché la sua passione è anche l'agricoltura e l'allevamento. Complimenti, noi te lo auguriamo, e complimenti passioni a voi, perché quelle passioni le avete sapute tirare fuori. Io vado ad attaccare la fotografia. Grazie. Allora io vi ringrazio Viviana Lavatelli, ringrazio Babba Tamara, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile l'esperienza del biobar di Sondrio. Allora è un applauso di benvenuto a Babba, che davvero se lo merita, e il suo accento ci dice molto dell'integrazione. Grazie. Grazie davvero. Eccoci Gabriella, bene così, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, ma domani torniamo puntuali. Alle 15:15, sembra quasi una minaccia. È solo giovedì. Però ci minaccia lo smog, ci minaccia sempre di più, e di questo parleremo, perché stiamo correndo rischi davvero molto molto importanti. Domani 15:15, linea al diario di Papa Francesco. Domani.